E buonasera, buonasera amici di Sound Cave, io sono Icilio e oltre al solito e carissimo Andrea, questa sera abbiamo due ospiti davvero speciali per quanto mi riguarda, anche in fase di presentazione, insomma con i vari post sui social li abbiamo descritti come veramente due dei musicisti più talentuosi dell'underground italiano, anche se secondo me ascriverli unicamente al territorio del bel paese è molto riduttivo, perché poi sono due realtà, anzi più di due contando i vari progetti del buon Gabriele, che vaticano un po' i confini internazionali, quindi ecco, sono diciamo due punte di diamante, però sicuramente della proposta musicale italiana. Quindi do il benvenuto, oltre al mio fido compagno di live Andrea, ciao a tutti, a Gigi, ovvero Gabriele Gramaglia, e a Sean, rispettivamente mastermind di Cosmic Putrefaction e soprattutto Vertebra Atlantis, che ha pubblicato da 5 giorni esatti il suo debut, Lustro Purging Cerulean Bliss, pardon, e Sean Worrell invece dei Nero di Marte, che è insomma una realtà consolidatissima della scena italiana. Ciao ragazzi! Ciao, grazie Ciao. Dell'invito intanto. Grazie tantissimo, sì. Bene. E allora, la live sarà, come detto, un po' una, cioè come anticipato sui social, un po' una conversazione molto tranquilla, mi viene da dire, perché poi insomma ci si conosce anche personalmente con i ragazzi, quindi non sarà assolutamente nulla di formale, ma anzi sarà veramente una chiacchierata su un po' tutto ciò che riguarda la loro musica, ma anche un po' ciò che li ha portati a ciò che sono diventati e a ciò che hanno realizzato con i rispettivi progetti. Però insomma io vi lascio già la parola, partiamo magari dal buon Gabriele, insomma dateci un po' qualche cenno sul vostro, insomma su come sono nati i vostri progetti, come e quando avete iniziato a suonare, cosa vi ha spinto un po' a dedicare la vostra vita alla musica, e poi partiamo con altra cosa molto interessante, un excursus di tutte le band o comunque i brani, gli album che sono stati un po' fondamentali per il vostro processo di formazione musicale, mi viene da dire non solo, visto poi quanto è importante per voi la musica, quindi dei tasselli fondamentali, ecco, aggiungo, del proprio sviluppo. Scusami se ti interrompo, aggiungo giusto due parole prima di lasciare poi le introduzioni a Gabriele e a Sean. Come abbiamo deciso di strutturare la puntata di oggi è proprio, ascolteremo un pezzo ovviamente dal nuovo album di Gabriele dei Vertebra Atlantis, e poi avremo un pochino di album fondamentali nella formazione di ciascuno dei due e faremo un pochino di conversazione attorno a ciascuno di questi album. Ne abbiamo 5 per Gabriele e 5 per Sean, e cercheremo di rendere il tutto il più interattivo possibile, anche rispondendo poi ovviamente ai vostri commenti. E quindi ciao Panegyrist of God, ciao TheMax79, ciao Floor Kicker, e vai Gabri, due parole su come sei arrivato qui. Allora, due parole. Beh, già questa è la domanda più difficile. No, allora, io ho iniziato, cioè il mio cammino musicale di produzione, diciamo così, è iniziata quando avevo due band prima di avere tutta questa serie di progetti solisti, se così si possono chiamare, che erano Oak and Throne e The Isolace. Il primo più orientato al death metal e il secondo più con le radici nell'hardcore. Diciamo che però, per motivazioni varie ed eventuali, che appunto, stando nell'ambito delle due parole, non potrei riassumere facilmente, alla fine cosa è successo? Che con entrambe le formazioni non sono riuscito ad andare oltre a demo e un paio di EP nel caso di Thysolace, e le formazioni si sono sciolte. Allora io ho iniziato nel 2014, se non sbaglio, in realtà nel 2013 già lavoravo con
c'erano i presupposti per Summit, però successivamente ho iniziato nel 2014 con il mio primo progetto solista, che è The Clearing Path, che è durato 2 album e un EP. Dopo c'è stato anche Summit, in cui il primo full è uscito un anno dopo, nel 2016, che è un progetto invece, mentre Clearing Path è più improntato sull'atmo black, con qualche venatura un po', diciamo così, sperimentale, specie nel secondo full. Summit invece è un progetto, diciamo così, a larghi, cioè post-metal, un po' riduttivo magari, perché poi l'intenzione era proprio di fare il post-metal alla Isis o Neurosis, però diciamo così. Poi tra l'altro era anche strumentale come progetto, che è iniziato come duo nel 2013 o 14 con un EP che insomma era proprio un'introduzione. Dopo è proseguito anche questo da solo, e nel 2016 ho fatto uscire questo full, e poi ho abbandonato entrambi i progetti, cioè diciamo che sono on hold, e mi sono dedicato a Cosmic Putrefaction, che è il mio progetto death metal, che in verità trae proprio le radici da il full mai fatto uscire con Okentron, il mio appunto primo gruppo death metal, e appunto con Cosmic Putrefaction adesso mi sono un po' stabilizzato. È un po', se vuoi, scusami se ti interrompo, il tuo nome di riferimento in questo momento. Infatti quando abbiamo poi preparato le grafiche e la pubblicità per la puntata di stasera, l'idea era proprio Gabriele Gramaglia di Cosmic Putrefaction, nonostante tu abbia ovviamente un pedigree ben più lungo. Sì, certo. Poi è diventato, appunto, come diceva il buon Andrea, il mio un po' progetto di riferimento anche per me, nel senso che l'evoluzione che stavo avendo con The Clearing Path si è un po', come dire, arenata. Allora ho preferito dedicare l'energia a Cosmic. Il primo, appunto, è un remake di un in parte, comunque ci sono 5-6 pezzi di quella, appunto, full length mai fatto uscire con Okentron, quindi una roba che viene dal mio passato quasi tra virgolette remoto, quindi avevo 15-16 anni quando molti pezzi provengono appunto da quell'età lì. E il secondo invece è stato proprio un pochino più frutto di scelte più mature e ponderate. E poi nel frattempo c'è stato Turris Eburnea, con la mia collaborazione lockdown, diciamo così, con Nicholas McMaster, che è il bassista dei Krallis, tra gli altri, anche altri 1000 progetti, anche lui molto un pedigree, un palmares molto 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 nutrito. E dopo, cioè in realtà tra tutte queste robe, nel 2019 con il batterista di Homes Elvarg abbiamo fondato i Vertebra Atlantis, di cui è uscito il disco venerdì scorso, appunto, come introdotto il buon Andrea. E prima di ascoltare Vertebra Atlantis, adesso Sean, invece raccontaci tu qual è la genesi dei Nero di Marte e qual è la genesi tua come musicista. Non so se partire dal gruppo o dalla mia formazione musicale, ma comunque il gruppo in sé esiste sotto un altro nome da più di 10 anni. Prima facevamo musica molto più estrema, era più improntata su un death brutal moderno, era una cosa, diciamo, cominciata molto aggressiva e raffinata, diciamo, ammorbidita nel tempo. Si sente anche all'interno degli album stessi dei Nero di Marte, partendo sì da una radice death metal, siamo diventati, siamo stati contaminati da tantissime altre cose, il progressive, la musica classica più contemporanea, e niente, e il gruppo esiste appunto da svariati anni, con varie forme. Adesso ha una nuova forma da quando mi sono trasferito qui a Roma 2 anni fa, e niente, adesso insomma questo è quanto. Non lascio, è difficile per me descrivere troppo la musica che faccio o la musica che fa la band, perché è sempre in trasformazione un pochino.
Quindi sì, prende io ci metto veramente un po' di tutto nella musica che faccio. Allora, Quindi. se posso interromperti, io posso dire la mia che si sente, che ci metti dentro un po' di tutto, e sia io che i Cilio, anzi forse addirittura più i Cilio, siamo fanboy dei Nero di Marte. Una cosa che vale la pena di dire Assolutamente sì. è che il disco dell'anno scorso, In Moto, è uscito con Season of Mist, quindi insomma un'etichetta di un certo prestigio. E non facciamo in questo momento ascoltare un pezzo dei Nero di Marte solo e soltanto perché siamo pienissimi di cose da ascoltare e perché volevamo privilegiare la nuova uscita di Gabriele. Ma se ci fosse qualche bifolco tra voi che non ha mai ascoltato i Nero di Marte, vada subito a rimediare e vada ad ascoltarsi In Moto e poi ovviamente a risalire anche le cose precedenti. E Spacca. detto questo, io direi ragazzi di cominciare con la musica. Partiamo con, come detto, il nuovo album di Gabriele, dove in realtà non lavora da solo, ma lavora con altri due ragazzi. Si tratta del debut dei Vertebra Atlantis. E partiamo con un pezzo che è il secondo, Carnal Denouement. Quando volete, vado. Anzi, E vai. partiamo.
Bene, 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 bene. Tra l'altro questo pezzo, Gabri, lo hai, cioè, è stato, cioè, l'hai selezionato anche come un po' apripista, per così dire, della comunicazione del lancio dell'album. È stato uno dei due brani scelti come, appunto, per la fase promozionale. E come mai, nel senso, cioè, ne approfitto magari per chiederti questa cosa. Secondo te è un brano particolarmente significativo all'interno del concept, visto che poi ha tutto l'album ha un concept molto particolare, se ti va anche di dare un cenno su questo aspetto, e non so, dimmi, dici un po'. Sì, intanto mi sentite? Sì. Sì, ti sentiamo. Perfetto. Allora, io condivido con Sean diciamo, la questione di far fatica a parlare della propria musica, quindi diciamo che quello che potrei dire di questo brano, ma come anche in generale della musica che faccio, può essere quasi esclusivamente retroattivo, cioè io retroattivamente poi posso magari parlare dei processi e delle idee che ci ho messo, ma mentre come dire, mentre gli do forma mi viene molto difficile. Comunque la domanda, scusami, era perché abbiamo scelto questo. Come mai proprio quest'album? E poi se ci vuoi dare anche qualche indicazione legata al concept in generale dell'album, che io e Cili ormai lo abbiamo consumato parecchio, ma appunto essendo appena uscito, non tutti sono stati fortunati come noi, magari. Sì, allora, cosa possiamo dire? Allora, diciamo che questo brano lo abbiamo scelto. È una bella domanda, in verità, perché l'album è abbastanza, come dire, sfaccettato, diciamo, che ci sono dei momenti più dissonanti, dei momenti più atmosferici, dei momenti un pochino più selvaggi. E diciamo che questo brano è, secondo me, cioè, nel contesto dell'album è un po' il brano che mostra un po' tutte queste facce, che abbiamo dei momenti melodico-atmosferici, dei momenti dissonanti e dei momenti più selvaggi. E queste caratteristiche si distribuiscono nell'album in, come si può dire, con diversi dosaggi, ecco, nel senso. E questo brano qua, nella fattispecie, secondo me è quello che li ha tutti con maggiore equilibrio, anche se in verità, a pensarci bene, la parte forse che il lato che spicca di più forse è quello dissonante, ecco, in Carnal. Quindi, beh, il concept, giusto, mi chiedevate del concept. Allora, il concept è un po' difficile parlarne brevemente, perché diciamo che è molto astratto, è un po' una rappresentazione di una sorta di limbo tra vita e la morte, ma non vista come si può dire, con accezione gore, ma vista con accezione onirica, come si può, surreale, ecco. E questa sensazione qua l'abbiamo proiettata in delle immagini che il buon Vama Marga, pittore che ha fatto la copertina, è riuscito, secondo me, alla perfezione a restituire su tela. Tra l'altro, il buon Vama Marga è noto altresì per l'artwork dell'ultimo Ad Nauseam, che è stato anche un gran trionfo e un gran successo nell'underground. Ecco, visto che l'hai nominato, io voglio sottolineare ancora una volta come secondo me il disco degli Ad Nauseam e il vostro Vertebral Atlantis siano i due dischi più belli del 2021, continuo a dirlo, mi continuo a sentir dire che sono un fanboy, però è così, per me sono veramente i due dischi migliori che sono usciti quest'anno ed è molto bello che siano entrambi italiani ed entrambi usciti comunque per due etichette underground, perché una è Italiane. italiane entrambe, esatto, sì, una è Questa è Tarantino l'Italia. Music Concord. Qui, Questa è signore e l'Italia. signori, questa è Questa è l'Italia. l'Italia, questa è l'Italia. Mimeticamente diciamo che questa è l'Italia. Comunque, giusto per dare un altro paio di informazioni,
permettetemelo, un pochino più commerciale, ma Gabriele è troppo intellettualmente onesto per spammare la propria musica. L'album di Vertebra Atlantis è disponibile è uscito per Ivo Eidanger, lo trovate quindi sul mail order di Ivo Eidanger, lo troverete anche in negozio perché giustamente le dirette di Soundcave servono anche per far capire a tutti i metallari del mondo che da Soundcave si trova un po' di tutto e arriverà presto, dovrebbe arrivare a giorni anche in negozio il CD in questo momento di Vertebra Atlantis. Dico CD perché invece il vinile arriverà, Gabri mi confermi, Ahimè. teoricamente inizio anno prossimo per tutte le. Magari inizio anno prossimo, in verità ci siamo allungati un po' verso marzo. E il colpevole di questo ha un nome ed è Adele, perché Maledetta l'ultimo Adele. album di Adele ha polverizzato il mercato e quindi i vinili che già conoscono dei grandi ritardi dovuti a varie cose, anche legate in parte alla pandemia, poi sono tornati in auge anche nel mainstream, anche se è una cosa partita dal basso. E l'ultimo, nella fattispecie, l'ultimo disco di Adele ha fatto proprio piazza pulita delle varie scorte, eccetera. E quindi, ahimè, ahinoi, tutti i vinili delle label underground e quant'altro subiscono ulteriori Insomma, non ritardi. possiamo avere il death metal sul piatto perché c'è il disco di Adele in arrivo. Vabbè. Colpa sua. Ragazzi, Incredibile io. questa cosa. Sì, è una cosa. Vabbè, lasciamo stare. Io, se mi permettete, andrei oltre, cambierei questo. Cioè, cambierei. Procederei. Non voglio sembrare troppo brusco, ma vorrei anche, appunto, coinvolgere un attimo Sean nella conversazione, che giustamente parlando del disco di Gabri è rimasto un attimo a latere. E vorrei dare inizio alla carrellata di album che sono stati importanti per la vostra formazione musicale, per la vostra formazione, forse anche in generale, non lo so, comunque artistica. Cercheremo, come detto poco fa, di rendere il più possibile interattiva la conversazione parlando noi quattro, ma anche si compra prima il CD e poi il vinilo, dicono giustamente in chat. Esatto, ragazzi, quindi Giustamente. questo significa, questa attesa per il vinile significa che vi toccherà comprarlo in entrambe le versioni, perché metti che poi il vinile ritarda ancora di più, ti tocca. Allora, dicevo, potremmo cominciare con questa carrellata di dischi e cercheremo di rendere la cosa interattiva, il che significa non soltanto che parleremo tra noi quattro, ma anche che se avete delle domande, voi che ci state seguendo, ovviamente fatele e noi cerchiamo di rispondervi e soprattutto costringiamo Gabriele e Sean, visto che siamo in democrazia, costringiamo Gabriele e Sean a rispondervi in maniera molto molto esaustiva. Partiamo con. A meno che Gabriele non muti, faccia finta che il microfono non funzioni. Esatto. Allora, partiamo con il primo album, che è Of Natural History degli Sleeptime Gorilla Museum. Sean, se ci vuoi Grandissimo. dire qualche cosa, in questo caso magari ragioniamo un pochino al contrario, quindi prima parliamo un pochino del disco, poi facciamo ascoltare degli estratti e poi facciamo un po' di conversazione tutti insieme. A parola a te, Certo, Sean. certo. Beh, gli Sleeptime Gorilla Museum sono stati una scoperta assurda per me. Li ho anche visti live veramente per culo e per caso a Imola nel 2006-2007. Sono stato informato della loro esistenza qualche settimana prima. Per chi non li conoscesse, anche probabilmente la maggior parte delle persone. Sono un gruppo che mescola l'avant rock, un po' tutto quel filone rock in opposition che era partito dagli anni 70 con gli Yardbirds, Henry Cow, eccetera, con diciamo un approccio più metal, se vuoi, più industrial, con un approccio estremamente artigianale, poi, perché nella costruzione dei loro strumenti si sono costruiti probabilmente una sessantina, settantina di strumenti utilizzando parti di altri strumenti reali, reali tra virgolette, e niente, mescolano di tutto. Cioè, per me sono diventati un gruppo nella mia mente dove, ascoltati loro, non riesco più a trovare null'altro di più creativo e di più completo
perché hanno tutto, hanno un'atmosfera giocosa, hanno un'atmosfera molto seria, molto intellettuale, ma molto bambinesca anche, questo nei testi, nelle sonorità, e musicalmente sono di una complessità incredibile. Poi sicuramente non sono un gruppo facile da digerire, ma sono in assoluto il gruppo che mi ha dato più spunti da quando li ho conosciuti. Allora, diciamo, senza anticipare nulla, che nella lista di dischi che porti tu stasera di cose facili da digerire ce n'è pochine, mettiamola così, partiamo da questo presupposto. Tra l'altro, grandi Art Bears. Certo. Stavo per portare un disco degli Art Bears tra quelli, Winter Song. Sì, bellissimo quello. Bellissimo. Tra l'altro, quel pezzo, The Winter Wheel, è un pezzo che io da una vita vorrei fare come cover nel Nero di Marte degli Art Bears. Attenzione, attenzione, grandissime anticipazioni sulle attività future dei Nero di Marte. Oddio. Segnatevelo in agenda, ti sei sbottonato. Sì. Allora ragazzi, partiamo con un pezzo appunto da Of Natural History degli Sleeptime Gorilla Museum, e intanto in tutto questo sono curioso di chiedere alla chat quanti di loro li conoscano, quanti di loro li apprezzino, e ascoltiamo e poi torniamo per parlarne. Partiamo con Thesis. Bene, 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 bene. A me fanno pensare anche, vabbè, è inevitabile secondo me citare anche gente pazza come i Mr. Bungle, poi vabbè, io sono un fanboy di Patton, quindi tutto ciò che rientra nell'ambito più avant-garde, sì dai, o comunque più folle, sperimentale, io personalmente ci vado a nozze, quindi ho apprezzatissimo molto questa scelta di Sean. Sean, scusatemi, non ti okay. Sean, se stai parlando hai il microfono mutato. Esatto. Stavolta non sono io. fatto. No, per me sono veramente incredibili come band. Poi in questo brano canta principalmente la cantante che suona anche il violino, però il cantante che si sente nei cori a volte è veramente un cantante incredibile. Si sente poco in questo brano, ma è assurdo. Niente, a me ricordano, sì, è vero, cioè comunque ci sta che fanno parte comunque di tutta una sfera avant che può essere ricollegata anche a Mr. Bungle, se non mi sbaglio hanno fatto anche dei tour insieme a Mr. Bungle al tempo, se non mi sbaglio. Io intanto, scusate, voglio commentare un attimo la chat, perché è molto bello vedere che sia partita e che siano iniziati a piovere commenti. Volevo in realtà rispondere a Mick Metal, che su YouTube, prima che partisse la canzone non sono riuscito a rispondergli, che su YouTube dice, sabato finalmente passo da Sound Cave, sarà disponibile Vertebra Atlantis. Purtroppo non ancora questo sabato, siamo in attesa della spedizione che dovrebbe partire a giorni, quindi in teoria dovremmo riceverli per la settimana prossima. Questo sabato purtroppo no, però arriveranno presto e ovviamente nel momento in cui dovesse essere disponibile, nel momento in cui sarà disponibile, sarà poi rintracciabile sul mail order e troverete le foto sulla pagina Facebook. Visto che si parlava un attimo di Soundcave, aggiungo che per chi è su Twitch, punto esclamativo coupon, e trovate il codice coupon per gli sconti di questa settimana, che è Vertebra Nero, e sempre per chi è su Twitch vedete il commento che dovrebbe essere spammato in automatico dal nostro comodissimo chatbot, per non perdervi nemmeno una canzone della nostra imperdibile playlist, c'è l'elenco di che cosa vi facciamo ascoltare degli album di cui parliamo questa sera. Scusate, chiusa parentesi marchetta, torniamo a parlare di Sleeptime Gorilla Museum. E Gabriele, io non mi ricordo se a te piacciono gli Sleeptime, ti ho fatto sentire, sì. Non so se li conoscevi prima che ti passassi. No, in verità me li hai fatti conoscere tu, però io prima citavo gli Art Bears perché ho avuto io quando studiavo al triennio di mio primo triennio di musica per immagini, appunto il corso di composizione che ho fatto, il mio relatore è un mega appassionato della Rock in Opposition, e infatti lui mi aveva fatto conoscere gli Art Bears e
tirato in mezzo con Harry Cow, Fred Frith, eccetera, eccetera. E credo che gli Sleepy Time Gorilla Museum li avesse nominati. E ho fatto il collegamento quando tu me l'hai fatti sentire qualche, ormai 3 anni fa, mi sembra, sì, ne parlavamo, e cioè, roba figa. Molto, molto intrigante, complessa, innovativa. Assolutamente. Mi fa piacere che... Beh, lo so che mi avevi già parlato del tuo maestro tutor di chitarra che era appassionato di queste cose. No, ma non mi riferivo a lui, anche lui, che tra l'altro suonano assieme. Il mio insegnante di chitarra, il mio relatore e insegnante della materia di indirizzo suonano assieme, hanno un gruppo assieme, quindi c'è tutto un fil rouge nell'avant rock di queste robe qua. C'è il fil rouge di quello che mi hanno passato loro, appunto per quello, perché suonano assieme. E dall'avant rock, però, se andiamo al prossimo disco, facciamo un bel salto, perché in realtà quello che vedete nei commenti, purtroppo errore mio, la playlist non è nell'ordine corretto, perché cercheremo, alterneremo un brano di quelli portati da Sean con un brano di quelli portati da Gabriele. Passiamo adesso al prossimo gruppo, che forse qualche metallaro conoscerà. Andiamo dalle parti degli Anata. Gabri, chi sono gli Anata? Ma io volevo, scusami se ti faccio una precisazione, in verità anch'io ho portato un brano avant rock, cioè della galassia avant rock, che potrebbe essere collegato alla playlist di Sean, però che appunto credo di averlo messo per secondo posto. Cioè non è proprio avant rock, ma insomma diciamo che si può dire che sia nello stesso filone. Mentre il primo brano di quelli della mia playlist è... credo che sia Any Kind of Magic or Miracle degli Anata, se non sbaglio. Esatto, Any Kind of Magic or Miracle. Allora, gli Anata erano, perché credo che siano sciolti, mi confermate? Non ufficialmente, però è 15 anni che sono fermi, sì. Tipo Necrophagist, appunto. Tipo. Che rimangono lì, a parte che comunque sì, Necrophagist hanno più o meno ufficializzato attraverso dei canali, però, insomma... Gli Anata erano un gruppo Technical Death svedese, nato credo negli anni 90. Sì, primissimi anni 90. Esatto, anche se poi il primo disco è venuto un po' più in là. E sono nati in pieno fermento Gothenburg, quindi pieno fermento Melodic Death, In Flames, Dark Tranquillity, eccetera, eccetera. Però il loro stile, nonostante il fermento culturale nel metal... da quelle parti lì, credo che siano anche loro di quelle zone lì, se non erro, nonostante il fermento fosse dalle parti dello stile Gothenburg e dello Swedish Melodic Death, gli Anata fanno tutt'altro, perché fanno un technical death metal molto, cioè sono uno dei miei gruppi technical death metal preferiti. Per loro avrei erano in lizza anche gli Stargazer, che sono altrettanto importanti per me. Alla fine ho scelto gli Anata, però ho lanciato una monetina banalmente. E no, comunque fanno un tipo di technical death metal, tra l'altro anche molto particolare, perché appunto armonicamente sono interessanti, ci sono tante dissonanze, hanno una scrittura con del contrappunto, cioè sono persone che sicuramente sanno la musica e sanno anche convogliare questi tecnicismi in maniera non gratuita, quindi non sono un gruppo di piri piri alla Brain Drill, per dire. Sono un gruppo che secondo me hanno qualche cosa, seppur molto separati geograficamente, hanno qualcosa in comune con gli Stargazer, cioè quel, in verità, però come dire... È bellissimo, perché dici le cose e poi ti contraddici per essere ancora più preciso. Sì, no, comunque sono un gruppo unico, cioè secondo me non inimitabile, ecco. Io darei di più per un nuovo album degli Anata che per un nuovo album dei Necrophagist. Questo brano qua poi è un certo... Sì. Attenzione, qui lo dico, attenzione. Questi sono parole grosse. E tra l'altro loro hanno ogni tanto queste uscite un po' spleen, malinconiche, come nel... Molto svedesi. Ni. Perché io mi riferisco proprio alle clean guitars che ci sono a un certo punto verso la fine di questo brano, che è il closer di Under a Stone with No Inscription.
E quella cosa lì che aleggia in modo etereo negli altri brani, anche quelli che rimangono selvaggi dall'inizio alla fine, è una cifra stilistica che a me è molto cara, quindi grandi annata. Allora, adesso ascoltiamo un pezzo, esatto. In realtà non so se riusciamo ad arrivare fino al momento malinconico della fine, perché il brano dura più di 7 minuti, ma come sempre, grande appello, ragazzi, se c'è qualcuno di voi che ci sta seguendo che non conosce gli Anata e che non ha mai ascoltato Under a Stone with No Inscription, vada a farlo subito, dopo chiaramente aver ascoltato I Nero di Marte, ma vada ad ascoltarsi anche gli Anata. Partiamo. We'll be right back.
Ok, ho chiuso poco dopo l'assolazzo perché appunto sì, abbiamo tante cose da dire e purtroppo brani così lunghi non riusciamo a sentirli nella loro totalità, però insomma anche Però solo. attenzione, guarda che l'assolazzo ha addirittura scatenato un commento del boss in persona che dalla pagina Soundcave si esprime dicendo: perché li ho sempre ignorati? Intriganti. Quindi, Gabri, occhio, hai Attenzione. portato gli anata all'attenzione di Roberto Mammarella. Maledetti, me lo avete interrotto sull'inizio del clean. Mi spiace, però ragazzi dovete andarli ad ascoltare, gli Anata, c'è poco da fare, sono Sì, per veramente... forza, per forza. Hanno fatto quattro dischi, per cui non Ma poi c'è gli ultimi nemmeno così... due sono bellissimi. Sì, Cioè, sì, sì. questo e quello dopo sono due capolavori. Tra l'altro, appunto, mi spiace che. Appunto, giustamente per motivi di tempo ci sia stato quel fade out, ma il momento del clean, che secondo me è proprio, non so come dire, poi è una mia interpretazione, però è il momento culmine del disco. Cioè, come se sempre retroattivamente, cioè, il disco esistesse per arrivare a quel climax, nella mia interpretazione personale di Che noi vi questo. abbiamo tagliato, quindi davvero andatelo a Cioè, sentire. proprio lì. Colpa di Cilio, alla regia c'è Cilio, Scusate. insultate lui, io non c'entro niente, ma no, Scusate, Anata, ascoltate. San, scusate, scusate. Va Va bene, va. bene, Io di ciao, anche mi mi sono vai. ricordati un pochino i Martyr canadesi, non so per quale Qu ma motivo. quelli di coso del oddio, quello che suona adesso nei Voivod, com'è che si Sì, chiama lui? lui. Bravo, sì, un pochettino sì, è vero, è vero. E poi Mongrel, com'è che si chiama? Mongren, Dan Mongren. Bravo. Sì. Tra l'altro Che ha molto suonato. groovy comunque in realtà, per tornare al discorso del non è tutto un piripiri, ma appunto c'è quel riffone super groovy. Vabbè. Ok, passiamo al brano successivo. Anticipo che anche questo purtroppo verrà brutalmente tagliato, quindi non so se Sean ci vuole Questo è dire. difficile. Questo da streaming su Twitch è veramente difficile da ascoltare, secondo me. Cioè, stavo per portarvi poi un brano, ero indeciso, il brano dopo ancora è un brano jazz, free jazz, psichedelico, che stavo per portarvi quello che realmente avrei voluto portare, un brano comunque che dura 30-40 minuti, ma non avrebbe senso. Però anche Complicato, questa, però complicato anche, da farci sì. discussione sopra. Assolutamente sì, però anche questo dei Kaio Dot non scherza, saranno boh 13 minuti, non mi ricordo. 14 e 14, 41 per essere Madonna. precisi. Non No, vabbè, riesco. ma sì. Ma cominciamo intanto a presentare i Kaio Dot e a presentare le ragioni per cui hai portato un disco del genere. Beh, sono come un po' come gli Sleepy Time hanno unito delle cose che prima non si facevano insieme. Anche questo modo di vedere la musica in senso lato, così aperta e così. Sì, proprio non gliene fregava veramente nulla di mescolare cose estremamente melodiche, anche dolci, poetiche, con. Cose più brutali, più disperate, più black, più death, così. Non in maniera, diciamo, pacchiana, almeno a mio gusto. E sono veramente, non dico, non sono antichi, però Choirs of the Eye credo sia uscito nel 2001 o qualcosa del È del genere. 2003, è del Tre. Ah, 2003, 2003, quindi sì. fa 19 anni l'anno prossimo, e poi comunque i Kaio Dot di dischi ne hanno fatti, ma è tanto che sono in giro, appunto sono una band Sì. tedesca, buonanotte, sono una band statunitense che oggi è sotto contratto con Prophecy, quindi gli ultimi due, tre, forse di più, non ricordo, album sono usciti sull'etichetta tedesca, da cui Sì. Lapsus, però davvero fanno queste cose strane, come giustamente dicevi tu, Sean, da molto tempo. Sì, certo. Io mi riferivo poi sui miei aggettivi e tutte le belle parole le associo principalmente ad alcuni dischi dei Kaio Dot perché alcune cose che hanno fatto più recentemente non fanno parte dei miei gusti, sono un po' troppo verso il gothic pop, un po' troppo d'avanguardia, un po' troppo fuori dai miei ascolti proprio. Cioè, non capisco che magari
Toby Driver, il cantante, chitarrista, bassista, ha tantissime influenze, anche lui mette un po' di tutto nella musica che fa. Comunque, Quest of the Eye, per dire, è un disco veramente seminale sul come si può fare metal in maniera, secondo me, estremamente aperta, estremamente libera, sì. Anche se le composizioni sono molto lunghe, sono riuscite, almeno con questo disco qua, ad arrivare anche delle persone che forse non sarebbero riuscite a digerire qualcosa del genere. Loro sono usciti in un periodo, questo disco è uscito in un periodo in cui stavano uscendo dischi post-metal come quelli degli Isis, quelli dei Neurosis, andava tantissimo in America questo sottogenere, e si sono riusciti ad accodare, secondo me, a quel filone di slow listening che magari era un po' in alternativa ad altri generi, e per questo sono riusciti ad emergere un po' di più. Bene, allora facciamo sentire a tutti i nostri teleascoltatori che cosa intendi per metal aperto con Choirs of the Eye. Il pezzo è, o meglio l'estratto, è da The Antique, e vaici quando vuoi. Vado. Mi spiace abbassare e togliere, ma il pezzo dura tantissimo, però è fottutamente, fottutamente bello. Io purtroppo non li conoscevo, ammetto la mia ignoranza. No. Quest'uso del violino, che qua magari si sente meno, mi riporta un po' alla mente uno dei miei dischi preferiti di tutti i tempi, ovvero Omnio degli In The Woods, che è uscito qualche anno prima. Poi vabbè, chiaramente era un po' diverso come approccio alla scrittura, però questo mix di metal molto fluido, molto particolare, unito al violino, usato in questo modo, non so, mi ha riportato alla mente quelle sonorità, ecco. Comunque bella, bella scoperta, ammetto la mia ignoranza, e grazie. Sicuramente l'approccio di cui parli tu è vero che è molto diverso, però in realtà era anche molto simile per certi versi, perché erano un po' gli anni in cui si cominciava a mettere altre cose nel metal. Certo. Dopo il primo decennio, i primi 15 anni di canonizzazione, si cominciava ad aprire, si cominciava a imbastardire. Ecco, io devo dire, abbiamo commesso un piccolo errore, nel senso che su un brano da 14 minuti non abbiamo pensato che i primi 12 fossero di introduzione, quindi vi siete un po' sucati una parte in cui succedevano molto poche cose, ma è una scusa di nuovo per dirvi che dopo I Nero di Marte e dopo Gli Anata dovete andarvi ad ascoltare anche il debutto dei Caiodot. Ma sicuramente è molto interessante come esempio di che cosa si può fare con il metal uscendo dai canoni del metal. E adesso parola a voi, Sean e Gabri. Scusa, Sean, ma tra l'altro Choirs of the Eye non è uscito mica per l'etichetta di John Zorn? Sai che credo di sì? La Tzadik si chiama? Quindi non mi ricordo. Proprio radici non nel metal, in verità, i Caiodot. È un condimento, sì, quasi, sì. Il metal. Sicuramente, non mi ricordo l'etichetta. Credo sia Zadik, controlliamo. Ho googlato e sì, confermo. Confermo. Ok, sì. Ok. Ci sta. Ci sono tantissime session su quel disco poi, che suonano strumenti diversi. C'è il sassofono, c'è il pianoforte, c'è il violino. La violinista di Caiodot, che è stata con loro, era un membro fisso. Era questa ragazza asio-americana, credo stesse proprio fosse la ragazza di Toby Driver, ma non ne sono sicuro. Comunque, la cosa che mi piace di questo brano, che è vero, abbiamo fatto una scelta un po', cioè io ho fatto una scelta un po' azzardata nel proporre questo, sta proprio, cioè la scelta azzardata sta nel fatto che l'intro è estremamente astratto, però è una delle cose che mi piace poi di più del brano in sé. Sembra che quindi non è solo perché volevi far vedere che sei studiato. No, ma sembra non studiato il brano, in realtà, all'inizio. Sembra
Pensato. Veramente suonato, suonato a caso. Sì. Sembra che si collegano un po', si intrecciano poco a poco i fili, e mi piace molto questo aspetto del brano. Comunque io... Sì. Sì, scusa Sean, vai, finisci. No, 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 questo. E mi rendo conto che però non è particolarmente adatto, forse a un ascolto condiviso, è più un ascolto da... Intimo. Sì. Intimo. In realtà, Gabri, scusa, poi lascio la parola a te, è molto bello ed è molto interessante questa cosa, perché è un po' la ragione per cui vi abbiamo chiesto di portare della musica, cioè ci dite voi quali sono gli aspetti che colpiscono voi, poi è ovvio che ciascuno ne può dare una lettura diversa e che ovviamente per poterne godere appieno bisognerebbe ascoltare un album dall'inizio alla fine con attenzione, però sicuramente il fatto che poi sia tu a sottolineare che questo aspetto astratto, questo aspetto, come diceva Gabriele, depensato dell'introduzione ti abbia colpito, è proprio quello che io spero, noi sicuramente, ma anche chi ci segue vuole conoscere da voi. Sono queste poi le cose che ci interessano, sapere in che modo vi abbia ispirato, vi abbia colpito. Vai Gabri, scusami se ti ho interrotto. No, dicevo, io più che gli In The Woods farei un parallelismo, se mi consenti, Icilio, con... specie nelle scelte armoniche, fare un parallelismo con i Ved Buensend, per sì. Proprio le scelte di quei collegamenti dissonanti, eccetera. Dissonanti. Chiaro che a livello strutturale i Ved Buensend avevano un altro intento, un'altra intenzione. Chiaro. Questo è proprio slow music, cioè, come diceva prima Sean, è musica, cioè, slow music nel senso di fruizione, no? Cioè musica che devi fruire intimamente, non so come dire. Chiaro. Sì, mm-hmm. Sì, ci sta. Cioè, sì, poi sempre tornando a quel momento iniziale, che tra l'altro, permettimi di dirti, Sean, che io l'ho intravisto anche in alcuni momenti di moto, ad esempio. Quindi spero non di... Non volevo dirlo. Lo volevo dire anche io. Perfetto, ok, vai. Allora... No, però, sì, no, lo volevo dire in realtà che... soprattutto del brano, la title track di Moto, cioè proprio io è un plagio, se volete posso mandare il PayPal, cioè posso mandare un PayPal a Toby Driver volendo. Ragazzi, qui state scoprendo gli altarini dei Nero di Marte, state scoprendo gli altarini dietro in moto, veramente puntata incredibile dove mettiamo a nudo i musicisti. L'inizio Gino proprio... Paoli che fa è tutta SIAE. Sta lì a fatturare. No, però cioè, mi fa piacere, insomma, di non averti, ecco, detto una cosa non vera, di averti offeso, tra virgolette. No, assolutamente. Anzi, cioè, per me cioè, l'intento allora è riuscito. Per me il brano, la title track del nostro ultimo disco, è uno dei pezzi più lunghi che abbiamo scritto, fra l'altro, ed ha quest'intro molto rarefatto, dove l'intenzione era appunto cominciare a intrecciare poco a poco gli strumenti. Tutto qui, poi non ho copiato. No, vabbè, è chiaro. L'idea. C'è Toby Driver nella chat che sta scrivendo. Quel signore là che ha copiato. È già stato arrestato. No, vabbè, diciamo a livello, cioè, richiama certe suggestioni, poi chiaramente, cioè, ci sta che anche tu abbia interiorizzato questa musica al punto da poi metabolizzarla e creare qualcosa di tuo. Fa parte, secondo me, del percorso di ogni musicista, soprattutto di chi ascolta, insomma, non si fossilizza troppo sulle solite cose, ma spazia molto con gli ascolti. Le rivoluzioni non esistono. Esatto. Comunque. Cioè, in generale, no? Prendiamo... Riformista. Prendendo la palla al balzo da quello che ha detto Icilio, visto che non ci si fossilizza, noi in realtà adesso abbiamo una doppietta di canzoni che arrivano da dischi, che arrivano da artisti che col metal ci azzeccano un cazzo. Quindi per tutti coloro che vogliono essere true defender, vi diciamo prendetevi una pausa. Per tutti invece coloro che sono curiosi di ascoltare cose non nuove, perché in realtà parliamo di dischi, anzi, parecchio datati, ma diverse, sintonizziamoci sul prossimo album, che in realtà è una proposta di Gabriele, che quindi non è cresciuto soltanto ascoltando death metal,
ma che dopo gli Anata ci ha proposto, e ci non so se sei pronto, con la Yes. cover, oddio, Pardon, i no, Magma, mi ero. esatto, Eccoci aspetta, qua. tranquillo, comunque i Magma, vai Gabri, a te. Ma allora, sì, avete detto bene, io non solo death metal, in realtà sono tanto cresciuto con, ma parlo proprio qua, proprio vado indietro nel tempo molto, nel senso che con mio padre sono proprio cresciuto tanto con il progressive rock anni 70 e hard rock di Purple e Zeppelin, cioè, chiaro che è una cosa un po' classica se hai il padre che ascolta rock, però invece il prog... è stato molto, molto influente. Avrei potuto mettere qualcosa di The Court of the Crimson King dei King Crimson. Troppo Licitiamo perché Facile. anche io l'avrei messo in Crimson, però È troppo esatto, cioè, facile, troppo avete voluto essere più culto. troppo Esatto, no. mainstream. Esatto, no, nel senso, quello è, lo do quasi per scontato, nel senso, però ho messo i Magma che sono un gruppo prog. Nato sempre in quel, come si dice, quel clima di fermento incredibile che erano gli anni 70, specie per il prog, ma anche poi per la progressive electronics, eccetera, eccetera. E, i Magma sono stati sempre un gruppo che con gli anni ha conquistato un pubblico di fedelissimi nella nicchia, ma non è mai neanche, cioè neanche con un pubblico molto pronto a, molto aperto e molto pronto a proposte anche astruse, non è mai riuscito ad arrivare a calcare palchi così grossi come, che ne so, i Genesis, ma anche i King Crimson, che comunque hanno fatto anche album molto, molto sperimentali, specie negli anni, anche negli anni 80. I Magma invece sono sempre rimasti un pochino di nicchia e ci ho messo un po' a capirli io, sinceramente. Un po' tramite un personaggio che tra l'altro è presente nei prossimi brani nella tracklist, e un po' con il duo di insegnanti di cui parlava Sean prima, che sono molto debitori a quella scuola lì. Citavo il rock, non è proprio Rock in Opposition perché è un altro movimento, quello di Magma. Il movimento di Magma è in pratica da loro fondato, quindi sono un gruppo seminale, è il movimento dello Zeul, che è uno stile di progressive rock francese nato negli anni 70 con i Magma, appunto, che si differenzia un po' dagli altri stili di progressive dei vari Genesis, King Crimson, ma anche della scuola Canterbury e del Rock in Opposition. Diciamo che è un progressive rock che ha varie influenze. Ci sono delle cose jazz. Lui è Van Der, tra l'altro, il frontman dei Magma è il batterista. Cioè, una cosa un po' atipica, cioè il musicista più, cioè principale di Magma è il batterista che canta anche, si è inventato una lingua, eccetera, eccetera. E quindi c'è tanto di John Coltrane come tipo di jazz, ma è un jazz molto più ordinato, molto più meccanico quasi. Quindi delle cose quasi, boh, cioè industrial, ma non nel senso stile industrial, nel senso di meccanicità. E poi tanta musica classica novecentesca, quindi musica raffinata ma oscura anche, molto oscura. Quindi quello che dei Magma trovo che sia l'aspetto che più mi ha affascinato è i loro lati più atonali, più oscuri, che nell'altro prog ci sono di meno in altri, appunto, in altri interpreti del progressive. Il brano nella fattispecie che ho scelto, De Futura, è veramente, cioè, è praticamente atonale. Poi oltretutto c'ha questo ritmo ossessivo, quasi, boh, po quasi poliritmico, cioè con questi tempi dispari. Si potrebbe quasi dire che i Meshuggah gli devono qualcosa ai Magma di De Futura. Quindi un gruppo che ha fatto dei dischi pazzeschi, e quindi E poi siccome seminale. però noi vogliamo a tutti i costi rovinare la playlist di Gabriele Gramaglia, non ascolteremo nemmeno De Futura per intero, perché anche in No, questo caso si parla di un brano da 18 minuti più o meno, se non è ricordo fattibile. bene, e Sì. quindi non ce la facciamo. Però scusami Andrea, Vai, vai. il vantaggio di De Futura è che rispetto a Course of the Eye non ha un intro Non ha di 10 minuti di intro, va bene. parte subito, diciamo. Si sente un po' Ok, troppo. c'è qualche No, momento. anche per me Course of the Eye spacca, quindi non.
No, invece, adesso anche per ravvivare un pochino la chat, sono curioso di sapere quanti di coloro che ci ascoltano conoscevano i Kaiodot, quanti conoscono i Magma e che impressione ne avete avuto, perché poi noi qui stiamo parlando, ma vogliamo anche sentire voi, chiaramente. Quindi pensateci su e intanto ci ascoltiamo un pezzo, un estratto di De Futura dei Magma da Udu Udu. Quale che sia la pronuncia corretta, io vi dico semplicemente come è scritto, non lo so. È la sua neolingua, quindi non lo sa nessuno. Okay, no, ma più che altro, cioè qua parte il momento linguista e tutte quelle dieresi sono impossibili, perché la dieresi indica proprio l'assenza di accento, quindi teoricamente sarebbe atonale anche il modo in cui pronunci questa parola, e ciò è impossibile, quindi non lo so, io non quindi, approvo. Quindi Christian Vander ha inventato una lingua, ma non è un linguista, mettiamola così. No, vabbè, si scherza, si scherza. Parto, Gabri, se c'è qualche segmento in particolare che vuoi ascoltare, no, se no... No, vai. De Futura, lasciala andare e stoppala quando ritieni. È molto meccanica, vabbè, lo capirete poi. Va bene, va bene. Vado. Mi spiace anche questa fermarla proprio a, non dico all'inizio, ma quasi, nonostante siano passati quasi 4 minuti, però appunto abbiamo ancora un bel po' di brani da far ascoltare. Qui tra l'altro, Gabri, io ci sento un po', correggimi o fammi sapere se concordi con me, ci sento un po' i Banco del Mutuo Soccorso, però quelli di Rip. Quelli un po' più acidi, più cupi, cioè non chiaramente quelli dei brani un po' più pop, ma proprio a livello di atmosfere anche. Poi vabbè, i Magma sono molto più articolati, molto più più complessi, più, veramente più sperimentali, però non lo so, io, cioè, secondo me un'ascoltata ai Banco gliel'ha andata, anche perché poi questo è del 76, mi pare di ricordare, Rip è del 72, quindi... Ma guarda, intanto mi sentite? Sì, no? Yes, sì. Ok. Sì, sì, sì. E guarda, ti dico questa cosa. I Banco del Mutuo Soccorso sono uno di quei gruppi che il mio vecchio metteva in heavy rotation, no? Quindi bravo. Però qua mi cogli in fallo, perché non è un gruppo che poi ho successivamente approfondito da avere riferimenti degli album, quindi mi vado a ripassare il cos'è è il debut dei Banco del Mutuo. Sì, era del primo. Sì, sì. Ok. Vado a ripassare, poi ci... Va bene, va bene, non volevo metterti in però difficoltà. È vero, un po' quello, tanto secondo me anche ovviamente degli Hawkwind, di tutto lo space rock di pochissimi anni prima, anzi addirittura qualche anno prima, sì, primi anni 70, dall'oltre manica, però una costruzione, come giustamente dicevi tu prima, Gabri, completamente diversa, molto più meccanica questa rispetto al free flow, quasi, se vuoi, dello space rock più puro. Guardate, il discorso dei Magma è che poi è la ragione per cui io ci ho messo tanto a capirli cioè appieno, e in realtà poi sono uno di quei gruppi che non capisci mai appieno, è che i loro album sono anche tutti diversi, e all'interno degli album, perché se uno parte con Udu Voodoo, la prima la opener di Udu Voodoo non c'entra nulla con De Futura, quindi ma anche poi, per esempio, MDK, che è l'album più forse più acclamato dalla critica dei Magma, a me non piace tantissimo, cioè ha quelle incursioni quasi da Orf o di Carmina Burana, no? Cioè quegli incalzamenti, sì, è giusto, incalzamento, no, non si dice. Sì, quelle incalzate. Quelle incalzate alla Carmina Burana non mi fanno impazzire. Mentre a me piace molto il debut, che è Kobaya, ma è tanto più jazz, per dire. Sempre un jazz molto ordinato, poco free. Infatti loro live vanno sempre con gli spartiti, cioè sono molto rigorosi, non so come dire. E l'improvvisazione ha sempre uno spazio molto limitato, quindi è difficile i Magma ascriverli a questa o quella corrente o anche a questa o quella influenza, perché hanno un ventaglio ampio
come si può dire, di ispirazioni e, come dire, i loro dischi sono molto diversi tra di loro e mi verrebbe anche difficile dire da che cosa iniziare, perché magari uno parte con Voodoo Voodoo immaginandosi di sentire roba tutta completamente atonale, malvagia, la dettura, e poi in realtà non è necessariamente così. Dico una cosa, i Magma hanno un aspetto che, permettetemi l'espressione un po' così, cioè hanno un aspetto molto metal ante litteram, cioè sono veramente i concept dei Magma sono veramente apocalittici, nichilisti e distruttivi, cioè proprio tutto. Adesso non sono un esperto come altri, ma i concept dei Magma sono proprio tutti legati a queste apocalissi cosmiche, veramente, cioè c'è proprio di... Beh, era un gruppo che si chiamava Magma before it was cool, prima, esatto, che dare fuoco al mondo diventasse una cosa per tutti, per cui... Sì. Comunque tutti i concept che lui si è scritto, cioè Van Der si è scritto, si è inventato la sua lingua per cantarli. Poi magari dal punto di vista linguistico non è questa la sede, però potrebbero avere delle imperfezioni, però diciamo troppe che... dieresi. Sì, troppe dieresi. Ci vorrebbe una consulenza della Treccani in questo momento. Esatto. Intanto anche dalla chat e dai commenti arrivano un po' di riferimenti dopo aver ascoltato i Magma, e cioè Marco Faggi su Facebook che dice: Banco del Mutuo Soccorso a Iosa, ma anche un po' di Osanna. Giustamente, giusto per continuare a fare nomi importanti della scena prog italiana. Mentre Save Kill ci dice qui su Twitch: questo pezzo ricorda un po' il calibro 45, tipo poliziottesco, ed è Max 79 che continua dicendo la sigla delle strade di San Francisco. Ecco, io confesso la mia ignoranza sul poliziottesco, purtroppo, perché al di là di Milano Odia non credo di aver visto nulla, però andrò a rivedere, c'è sempre da imparare. Esatto, tenendo a mente i Magma. Però ha delle suggestioni da colonna sonora, cioè è un... sembra un po', cioè evoca... C'è un po' da Goblin quasi. Sì, sì, esatto, evoca proprio delle... cioè si vede che vuole evocare delle immagini, cioè il fatto comunque dei Futura a me fa proprio mi fa proprio immaginare cielo grigio, palazzi giganteschi, gargoyle e cose brutte. Comunque evoca proprio delle immagini stile, cioè appunto stile soundtrack cinematografica. Vero. Ok, direi di... veramente tantissimo anche i Meshuggah con questo brano. Infatti, per quello che dicevo, i Meshuggah sicuramente avevano ben presente questo brano dei Magma. Sì. Ma infatti, da quando l'hai detto, io poi mi sono immaginato Jens Kidman che tiene il tempo sul palco facendo il grosso con il piede sull'amplificatore, sul monitor, come fa lui ogni volta che ci sono i Meshuggah dal vivo, ed è bellissimo imparare i tempi dei Meshuggah guardando la testa pelata di Jens Kidman che si muove. Vero. Allora, andiamo avanti con la nostra doppietta di cose non metal, tornando da te, Sean, invece, questa volta. Un attimo che ho perso, ok, la tab. Ora che Icilio fa comparire una copertina molto, molto, molto retro e molto, molto, molto lontana dalle copertine che si vedono di solito in questa trasmissione. Oh. Vai, Sean, a te. Anche questo per me è il tributo ai genitori, comunque, un pochino. Perché i miei genitori sono entrambi musicisti jazz, che sono venuti in Italia a suonare, fondamentalmente, dire di essere americani e quindi jazzisti americani e quindi suonare di più con meno concorrenza, fondamentalmente. E niente, io in casa da quando sono piccolo ho in testa, ho nelle orecchie roba assurda, da Coltrane a Miles Davis a di tutto, Eric Dolphy, Sun Ra, tantissimo, mio padre, quindi non lo sentivo neanche troppo strano trovare poi questo album di Pharoah Sanders che suonava con John Coltrane nei suoi ultimi dischi. E niente, fondamentalmente è un disco che ho trovato per conto mio, però non tramite i miei genitori, questo,
ed è parte di una corrente di jazz molto psichedelico, molto tribale, molto free, molto molto boh. Io molto. Non mi sono intrippato veramente tantissimo con Pharoah Sanders. È stata un'esperienza proprio catartica quando l'ho ascoltato. E ha fatto anche un nuovo disco quest'anno con il musicista elettronico Floating Points. Io ho conosciuto Pharoah Sanders proprio per Floating Points, di jazz conosco quasi nulla e l'ho scoperto proprio per questa collaborazione, visto che invece sono fan di Floating Points. Intanto scusami, sì, ma... bellissimo questo quel disco di cui parlate adesso, l'ho, perché nella mente mi si è è nella top 10 credo della chart di RIM di quest'anno, tra le altre cose di Rate Your Music. Sì. Intanto meritatamente, dai. Assolutamente. Rispondo al commento di TheMax79 che chiede altra intro da 12 minuti. No, invece no, perché attenzione, questo album, diamo qualche curiosità, è composto soltanto da 3 tracce, di cui la prima da 19 minuti, la seconda da 13, ma Sean, che ci vuole molto bene, ha scelto invece il terzo brano, Colors, che ne dura soltanto 5 e spicci. Quindi, facilissimo. L'ho fatto per voi, ragazzi, l'ho fatto per voi. Bene, dai, ce lo ascoltiamo. Vado, vai, vado. Vai. C'è il buon Floor Kick su Twitch, derive inaspettate nella diretta di Sound Cave, ma assolutamente benvenute, quindi insomma, indubbiamente una scelta peculiare, però io personalmente... Stasera sfoggio di cultura. Esatto, io personalmente... Come umano lei. io l'apprezzo molto, il jazz in generale, quindi... Non ho particolarmente problemi, però ecco, spero che anche chi non è troppo abituato a certe sonorità abbia scoperto qualcosa di nuovo e interessante. Io non so se Sean vuoi aggiungere altro, perché altrimenti chiudiamo questa parentesi un po' più... C'è TheMax79 che mette le mani avanti, dice bellissimo, per carità... Però poi vorrebbe un po' di putrida ignoranza. Arriva. In realtà non è putridissima, no, e non è ignorantissima, ma è una badilata nelle gengive. Esatto. Quindi Sean, se vuoi chiudere tu con la tua parentesi colta... Più ignorante di sentire il greggio di pecore, io non lo so, si sentiva in questo brano. Ezio greggio di pecore. No, beh, comunque assolutamente deriva veramente al limite. Per fortuna i miei prossimi due brani poi sono, diciamo, un po' più metallici. No, in realtà questo tipo di jazz a me piace molto, io ne so davvero pochissimo, ripeto, ma da quando me l'hai proposto l'altro giorno è un disco che ho ascoltato davvero molto in questi 3-4 giorni, insomma, da quando ne abbiamo parlato. È chiaro che all'interno delle dirette di Sound Cave sono delle mosche bianche, ma bene così, noi lo abbiamo detto fin dall'inizio, esatto, che avremmo portato di tutto e di più, e il contenuto digitale di livello lo avremmo cercato di rendere il più vario possibile, quindi bravo Sean, assolutamente. Ma quindi lui suona anche nell'ultimo Floating Points? È una collaborazione. È molto bello, però anche quello ha zero telegenicità per una diretta Twitch, cioè proprio zero. Io avrei potuto scegliere forse il disco più seminale, secondo me, in assoluto, è Bitches Brew di Miles Davis, per questa tipologia di concezione del jazz che diventa fusion, diventa psichedelico, diventa tutto. Però anche lì, cioè, a parte che era più blasonato un disco di Miles Davis, però questo è... quando l'ho ascoltato mi è arrivato qualcosa di extra musicale. Poi sicuramente non nella title track, ma nella prima traccia, quella molto lunga, ti trasporta attraverso proprio dei mondi, delle sonorità. Non vogliamo sapere i dettagli di che cosa ti sia arrivato di extra musicale e di quale sostanza tu stessi utilizzando al meglio. Non so se si può. Non ce lo dire perché poi noi ci dissociamo, altrimenti Twitch... Però in realtà è arrivato un commento da Panegyrist of God personale, quindi se vuoi rispondere. Molto graziosa la proposta musicale di Sanders, che avevo scoperto sempre da Sean con l'intervista Machine Music, per quanto lontano dal mio abituale ascolto. Però ora che si è scoperto che i genitori di Sean sono musicisti jazz, sono curioso di sapere cosa pensano dei Nero di Marte.
Bella domanda. Bella domanda anche per me. Comunque è un, loro hanno ascoltato la mia musica e sono venuti spesso ai concerti. E, per dire, in moto l'hanno cominciato ad apprezzare di più, forse perché è un po', c'ha meno questa cosa di riff, più parti tranquille, più dilatate, parla un po' di più il loro linguaggio come cosa. Però non li ho convertiti completamente. Poi c'è da dire, mio padre soprattutto in realtà era anche lui era un rockettaro, ascoltava un sacco di prog rock, mi ha passato roba dai King Crimson, Jethro Tull, di tutto. Però niente, sì, sono super supporter del gruppo, sì. Diciamo che però ancora non li hai portati ad ascoltare Tech Death. Yanata non so. No, i Meshuggah mia mamma li conosce, però cioè sarà che la famiglia di mia mamma è tutta di stampo ebreo, comunque deriva tutta la famiglia è secolarizzata, ma c'è un passato ebreo e quindi la parola Meshuggah le ha sempre fatto molto ridere. Evoca qualcosa. Il pazzo del villaggio, e quando sentiva che a 14 anni esco dai Meshuggah, cioè, devi dirlo alla nonna. Il gruppo che si chiama Meshuggah. Vabbè. Niente. Tanto mentre cambiamo copertina e mentre torniamo su lidi più propri alla live di Sound Cave, è arrivato un altro bel commento da Riccardo Terenzi su YouTube che dice: stasera la classe regna sovrana. Quindi vedi, Sean, che in realtà ci hai solo reso più credibili agli occhi di chi ci ascolta. Comunque anch'io avrei voluto scegliere un disco jazz, però in realtà ecco io hai scelto il Warmed. Ho scelto il Warmed. che però allora, premessa, io tra l'altro li ho divisi quasi a categorie i brani, no? Nella categoria Warmed ero indeciso tra Warmed e Defeated Sanity, che sono altrettanto importanti per me in quella roba lì, che sono i miei due gruppi brutal death preferiti, perché hanno delle componenti, secondo me, che li rendono particolarmente unici nel filone. E il batterista dei Defeated Sanity è cresciuto suonando jazz con suo padre, e pochi sanno che lui ha fondato anche i Defeated Sanity con suo padre, che da jazzista, era un batterista jazzista, il padre di Defeated Sanity, che tra l'altro ha un cognome diverso, beh, è una storia particolare quella di Lil Gruber, che tra l'altro assonanza con Lilly Gruber, ci starebbe sulla 7 Lil Gruber. A suonare Defeated Sanity. Esatto, a suonare Defeated Sanity. Lo chiamano a caso per sbaglio in trasmissione, sbagliano contatto. Infatti esatto. Prima si chiamavano Defeated la 7. Teniti e poi mamma mia, per favore partiamo con il World, vi prego, non posso sentire oltre. Vado, basta. Chiudo velocemente. Anche gli World hanno qualcosa che forse magari per strade collaterali in qualche maniera deriva da qualcosa di jazz. Difficile allora, ascoltiamo da dire, un ma... pezzo dal debut che è Geodesic Dome. Non mi togliete il clean. Diteci voi in chat quanto di Pharoah Sanders sentite nel pezzo dei World. questa te l'ho lasciata quasi tutta. Almeno. Più vicina agli ascolti soliti. Del pubblico di Sound Cave. Infatti è arrivato su YouTube un commento da Yuri Manzoni che dice: devo andare a recuperare le lyrics, mi sono perso un paio di frasi. Probabilmente se ne è persa anche il cantante dei Warmed un paio di frasi, ma questo non lo verrà mai a dire a noi. Esatto. Il buon Flegeton da Madrid. Sì, Flegeton. Sì, esatto, c'è il reggaeton e il Flegeton. Ma tu, Gabri, ci sei mai andato in fissa con i Cryptopsy? Non te l'ho mai chiesto. Sì, e infatti, io vabbè, sapete tutti, qua, cioè noi quattro in questa piccola chat tra di noi, sapete tutti che io non sono molto sintetico, quindi avrei portato in realtà anche 30 album. E Non Survive dei Cryptopsy è uno degli album più seminali, secondo me, nella mia formazione all'interno di ciò che concerne il death metal, quindi
sì, assolutamente ci sono andati in, in fissa. Ma tra l'altro, a proposito di Non So Vile, quello che hanno in comune, tra virgolette, Non So Vile e questo album qua, Planisferium degli Wormd, che a mio avviso comunque poi si sono realizzati e hanno raggiunto la loro maturazione massima con Exodromus, che poi tra l'altro i suoni anche molto più puliti, è molto più accessibile, eccetera. Musicalmente è sempre selvaggio, però i suoni sono un pochino più, più puliti. Per me i, i suoni così sporchi comunque fanno parte del perché Planisferium sia figo. Ma quello che a me interessa tanto di quest'album qua è nel panorama brutal... gli Wormd e Defeated Sanity insieme secondo me sono quelli che hanno più cercato di fare cose estreme a livello ritmico e metrico, cioè proprio quello che gli inglesi chiamalo, chiamano angular, no? Come aggettivo lo usano spesso quando la musica è così storta, schizzoide, e questa roba qua per me è incredibile. E tra l'altro un'altra roba degli Wormd che a me gasa abbastanza, che ogni tanto, forse non proprio non, non in questo brano, ma per esempio succede nella opener di Planisferium, che è Tunnels of Ion, accordi dissonanti aperti nel Brutal Death, cioè una cosa abbastanza inusuale. E tra l'altro, invece, per quello che riguarda questo pezzo qua, ha in comune invece col brano degli Anata, che lì mi avete zoppato, la roba delle, delle, delle chitarre clean, che cioè, spezzano tantissimo, ma un'apertura che... è indice anche di un'apertura musicale non indifferente nei, negli interpreti di Wormd, più emersa un po' più avanti effettivamente. Però insomma tante robe degli Wormd io ho fatto mie, poi magari non, sono non è un'influenza diretta, ecco. Però per esempio anche nel mio secondo Clearing Path ho provato un po' di prendere quei lati estremi del cambiare tempo così, in maniera così... boh, super estrema, cioè è folle quel lato lì dei Wormd e mi ha sempre intrigato. Pensa che per me da non musicista la cosa più figa degli Wormd ho sempre pensato fossero le astronavi aliene, quindi mi stai dicendo che ci sono delle cose in più, ok, buono sapersi. Sì, poi tra l'altro loro hanno iniziato a fare questa roba qua dello sci-fi nel death metal in un periodo dove anche, poi specie nel brutal, non è che fosse la cosa più, più cioè, abbastanza insolito. È vero, oggi è diventato la norma, ma è diventato la norma grazie ma non è brutal, a però. Questa... Beh, oddio, se vai a prendere un sacco di dischi Unique Leader in copertina, ah, è vero, sì. hanno però, tutti questi però... mostroni alieni, sì. Però arriva da qui. Certo. Arriva proprio da qui. Poi se dovessi dire che disco consigliare a uno che deve sentire gli Wormd la prima volta, poi penso che qua tutti conoscono gli Wormd perché comunque si sono abbastanza affermati. Ora credo siano sotto Season of Mist, se non erro. Sì, tra l'altro forse l'unico... non mi ricordo. Sì. L'unico gruppo brutal credo che sia finito sotto un'etichetta grossa come Season of Mist, che arriva da un underground, certo. Appunto brutal, cioè non stiamo parlando dei Cannibal Corpse, stiamo parlando di Wormd. Sì, assolutamente. No, beh, io mi sentirei di consigliare Exodromus, che ha tantissimo quella roba che a me piace, degli accordi, però senza perdere il focus, no? Cioè sono inseriti comunque in un contesto di riff monolitici, aggressivi, tutto mega estremo. Le voci forse che in qualche modo tributano i Demilich, però non c'entrano nulla con i Demilich. Cioè se dovessi... non so se siete d'accordo con me col dire che gli Wormd c'entrano poco con i Demilich, però assolutamente, la voce... assolutamente, però effettivamente tutto il resto no qualcosa, qualcosa come attitudine un po' surreale al death metal, sì, qualcosa ci può essere. Sì, però i Demilich rimangono molto ancorati anche all'immaginario old school, i Wormd invece sono proprio quella cosa più nuova, più moderna, per quanto Planisferium abbia dei suoni più sporchi. Giustamente vedo in chat che gioco al computer, ciao Simo, commenta nominando gli Origin. Vero. Poi pensato anche vedo io, invece sì. che Save proprio arriva tech, gli Origin. Sì. Più come cioè anche gli Wormd sono tecnici, però in un modo diverso. Origin tanti sweep picking proprio nei riff, cioè capito? Tutto molto più piripiri. Gli Wormd sono più c'hanno gli accordi, quelle robe lì, quasi un po' Gorgaz. Stiamo però mettendo in difficoltà la chat, perché Save dice non si può dire che la puntata di stasera non sia variegata, siamo passati dal black al prog, al jazz al brutal, a sto punto mettetelo un pezzo di Sonata Artica, chissà che vado a leggere, la vi riempite.
ed è Max che gli dà corda rincarando la dose dicendo che Tony Cacco ha sempre un suo perché. Ragazzi, la playlist l'avete vista, purtroppo niente Sonata Artica neanche stasera, ma peccato, abbiamo un altarino anche qui, perché l'altro giorno Gabriele su WhatsApp scrive: raga, sto schillando suonando. Mamma, che cosa stavi suonando? No, non lo diciamo. Stavo suonando gli Stratovarius. Zan 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 zan. Sì, gruppo che ascoltavo a 12 anni, che però sì, no, si ma giusto, dicono tutti così, però no, non c'è nulla di male. Come non direbbero gli inglesi, tradotto letterale, festival del formaggio, però fare un po' di leaks, uno potevo suonare, come si dice, come i metallari che suonano, come si dice, le quattro stagioni, no? Vi ricordate Alexi Laio dei Children of Bodom che faceva i video dove suonava Vivaldi? Sì, certo. Che è un po' un cliché. E poi invece abbiamo Gabriele Gramaglia che suona Timo e Timo. No. Male, che poi non Black Diamond, no. Ho letto adesso nella chat. No, guarda, perché è proprio Holy Light di quell'album lì comunque. Ma perché c'è quella roba lì che ti fa un po' schillare nella... Come cacchio si dice? Negli staccati, come si chiamano? Quando fai con la chitarra i licks con le note veloci. Non sono staccati, dico una cazzata. Vabbè, comunque sì, era proprio... Ma non perché mi gasino ancora, cioè, perché sennò altrimenti... Veramente, potrei mandare al cesso tutta la... per come. Adesso potete bruciare tutti i dischi di Cosmic Putrefaction che avete a casa. Detto questo, invece, passiamo oltre e torniamo dalle parti di Sean, ma non ci allontaniamo troppo dagli Wormd, perché abbiamo in saccoccia niente meno che questi signori qua. Vai Sean, a te la parola. Non penso sia necessario presentare i Gorgaz, ma dici perché li hai scelti. Perché li ho scelti? Rimando al fatto che sono sia una grande influenza per il gruppo da sempre, da prima ancora che esistessero i Nerd di Marte, erano un gruppo che aveva influenzato anche i miei gruppi precedenti, sempre per una visione molto contemporanea e noise di vedere il metal, e sia poi, vabbè, il fatto che adesso siamo amici è per me è una cosa assurda, per me il fatto che siamo andati in tour con loro due volte è stato veramente un desiderio che proibito che si avverava, e niente, questo pezzo qua in particolare che ho scelto di proporvi è l'ultimo pezzo di From Wisdom to Hate, ed è al tempo i Gorguts si erano praticamente sciolti perché sono successe un po' di tragedie nella band, e questo brano aveva una malinconia, a parte che è un brano molto corto, molto melodico per loro, aveva una malinconia che sapeva di epilogo del gruppo, per fortuna non vero. Ma c'era il tipo, Sean, scusami, sì, c'era il tipo dei Martyr che suonava in quel disco lì di Gorgaz? Sì, Dan Mongren. Suonava lì. E, niente, questo brano qua è particolarmente influente nelle sonorità, dal mio punto di vista. E allora ci ascoltiamo Testimonial Ruins da From Wisdom to Hate. Bene. Sì, è un sacco, appunto, anche in chat concordano con appunto questo elemento malinconico che traspare un po' da tutto il brano, e anche la lettura data da Sean credo sia abbastanza calzante, ecco, questo quasi essere una sorta di provvisorio, fortunatamente, come hai detto anche tu, canto del cigno, che poi fortunatamente non è stato così. Ma assolutamente, una cosa che tra l'altro parte fin dal titolo, From Wisdom to Hate, io ci ho sempre visto, magari Sean tu hai avuto occasione di parlarne direttamente con loro, ma ci ho sempre visto una sorta di autoriferimento, cioè un titolo che parla della band, From Wisdom to Hate. In realtà non credo, okay. Cioè sia più su un discorso di
sulla caduta dei popoli mesopotamici. Cioè, credo sia un riferimento a quello. Magari c'è sicuramente dentro Luke, ma come spesso accade quando si scrivono i testi, c'è sempre parte di quello che stai sentendo tu. Cioè, c'è sempre un lavoro, diciamo, non lo so, che va a far lavorare un po' gli elementi che esistono nel tuo subconscio. Però il titolo in sé non ne ho idea, però credo che sia parli della deriva da un popolo molto saggio alla distruzione totale. Comunque concept, la civiltà. Scusami Sean se ti ho interrotto. No, vai. No, dicevo concept che loro hanno poi ripreso tanto in Colored Suns e anche in Pleiades Dust. Sì, certo. Lui è in fissa a fare ricerca di questo tipo sulle civiltà. Gli piace proprio parlare tantissimo, è un po' uno storico. Tanto leggo un altro commento di Save, grandi, il batterista Steve Mac. Si suicidò nel 2002 e comunque il massimo della loro libido l'hanno raggiunto con Obscura. Vero, è anche vero che From Wisdom to Hate ha, come dice Sean, proprio quel sapore più di commiato, se vogliamo, no? Obscura è il grande capolavoro di astrazione di concettualità, sempre che esista il termine, mentre From Wisdom to Hate è proprio un lavoro di saluto, mi viene quasi da dire. Non so se Sean è più raffinato, secondo me, From Wisdom to Hate. Comunque Obscura l'hanno scritto quando erano giovanissimi e poi non è uscito per un botto di tempo. Sì. Da quello che sapevo l'avevano finito di scrivere nel 92-93, poi non è uscito fino a 5 anni. Sì, è il 98. Sì, mi ricordo, c'è tutta la storia di Obscura proprio dentro nel libretto delle ristampe, non so se anche nell'edizione originale. Io ho la ristampa di una decina d'anni fa e ci sono... credo 4 o 5 pagine di ricostruzione storiografica con tutti i pippotti di cosa è successo, di perché non è uscito. Incredibile comunque, proprio erano proprio avanti. Cioè, tra l'altro sì. c'è una bella intervista di Luc Lemay che parla di come concilia, credo che lui sia diplomato in composizione, come concilia il diploma in composizione e gli studi di violino col death metal. Una bella intervista, molto interessante. Lui suona la viola. Sei sicuro? Sì, suona la viola. Ok, la viola. Che tra l'altro dalle suore l'aveva studiata, una roba del genere, una roba... Non mi ricordo, pensavo il conservatorio. Non mi ricordo. Conservatorio di Montréal, composizione, ma forse... Bah, dico forse una cazzata, ma in quell'intervista lì comunque lo racconta. L'intervista che ha fatto con Banger TV. Ah, ok. Che se fosse stato davvero dalle suore, diciamo che si è allontanato abbastanza comunque poi nel suo percorso artistico dalla formazione cristiana. Mi ha insegnato un sacco di bestemmie canadesi, infatti, che anche lui si è inventato, mi sa. Probabile. E noi questa tradizione seminale anche nell'invenzione della bestemmia. Sì, sì. Beh, noi siamo in Italia, siamo i pionieri e... cioè, indiscussi nella ma prima della... di fare la gara andiamo oltre e esatto. Torniamo a raccontare, anzi torniamo a chiedere a Gabriele di raccontarci un suo album. In questo caso parliamo di Chaos Moon, Eschaton Memoir, e vai Gabri. Ma allora, diciamo che questo disco qua è uno degli album Atmo Black che mi sono piaciuti di più negli ultimi 10 anni, e prende un pochino della tradizione symphonic black metal anni 90, quindi molto, cioè qualcosa prende dai primi due Emperor, però cavolo, l'ho reinterpretata, quella roba lì l'ha interpretata veramente in maniera personale. Poi c'è qualcosa di Blue House Nord anche nel modo in cui lui usa le chitarre, credo usi le bow per fare quelle melodie continue con la chitarra elettrica molto riverberate. Le bow è una specie di, non so se avete presente cos'è. Nope. È una specie di dispositivo. Beh, che si sì,
Sì, no, beh, Sean, sì, Sean immagino lo sappia. No, appunto, l'IBO è un dispositivo che si applica, si mette vicino ai pick-up della chitarra e al posto che plettrare, diciamo che fa vibrare, manda in risonanza le corde che vibrano e fanno un suono continuo più da synth. Credo che... l'ho usato anch'io tanto, anche in vertebra. E comunque sì, è un modo di interpretare l'Atmo Black veramente interessante. Ripeto, uno dei miei album preferiti e tra l'altro, piccola parentesi, è stato mixato da un personaggio che nella scena black è davvero davvero sottovalutato, che è Svarta Dautuz, credo di averlo pronunciato giusto, che è svedese e conta, cioè praticamente all'attivo un numero incredibile di progetti. Forse i più conosciuti sono Beket Nexemu, Musmahu, e quello che ha avuto assieme a come si dice, con Alex Paul di Chaos Moon, che è Guards Gastr, uscito per Profullora nel 2019. Comunque ha veramente uno scopo. Allora, se non avete la minima idea di chi Gabriele stia parlando, non vi preoccupate, abbiamo avuto questa stessa conversazione 10 giorni fa, in cui lui, girando per il pubblico del concerto dei Nero di Marte, andava in giro urlando «Beket Nexemu, ma che non li conosci?» Confermo. In realtà non ha avuto troppe risposte positive, però sicuramente è un personaggio molto poliedrico della scena svedese. E mixa, è davvero, cioè nel senso, alcuni suoi dischi sono incredibili esempi di Atmo Black unico nel suo genere. E tornando a Chaos Moon, in realtà Chaos Moon è una band di Alex Paul, cioè che prima era una one man band fino al disco precedente di Eschaton Memoir, e in Eschaton Memoir è diventato una più o meno una band vera e propria, chiaramente che gravita attorno a lui, immagino. Però è diventato più una band vera e propria, il sound ne ha beneficiato perché è molto più, cioè più organico dei dischi precedenti e sembra proprio il culmine di una maturazione. Tra l'altro, veramente degno di nota nel disco è il batterista, che credo sia Jack Blackburn o Steven Blackburn, che sono entrambi nel progetto, quindi uno dei due Blackburn è il batterista, che è veramente un batterista incredibile. Credo che abbia suonato anche nei Vital Remains. Ah. E suona con Alex Paul anche nell'ultimo disco di Scafe, che è la collaborazione di Alex Paul con il cantante Dagur de Mistirming, bravo. E comunque, piccola marchetta, in realtà proprio in Avantgarde abbiamo raggiunto un accordo con Alex per stampare il nuovo disco di un altro suo progetto, che sono i Ringare o Ringare, si pronunci. Quindi, belli entrambi. Sono, sì. Sono entrambi... Più raw di Chaos Moon, come... Tra l'altro, non vorrei dire una stupidata, ma il primo Ringare credo che sia un disco di Chaos Moon mai uscito, quindi è il lato più, okay, più raw. Sì, può darsi che mi sbagli, però credo che sia il lato più raw di Chaos Moon, quindi anche quello è un black molto atmosferico con... Cioè, dire sinfonico mi suona un po' strano, perché in verità quando parliamo di symphonic black spesso parliamo di un black che fa uso di tastiere più che di orchestre, però insomma quella tradizione un po' symphonic black degli anni 90. E allora andiamo con un estratto, perché anche qui stiamo parlando di un brano da più di 10 minuti che non riusciremo a sentire per intero, ma il pezzo è All Wrath and Forbidden Wisdom. Bellissimo, bellissimo pezzo. Thank you.
mi duole anche qui bloccarla a meno della metà, però Come sgasi, parti tu i cigli e lo so, nessuno. no, ma poi io Nessuno. questo disco lo adoro, me l'ha fatto scoprire proprio il buon Gabri tempo fa e è veramente, veramente, veramente una bomba. Però vabbè, purtroppo No, ci avvi. certo, no, avete ragione. In effetti abbiamo scelto tutti dei brani molto, Sì, molto stasera, brevi. questa è stata proprio una puntata leggera comunque. Sì, In quattro a sì, parlare di dischi complessi, dai Gorgaz al spiritual jazz, proprio delle cose facili questa sera. sì. Benissimo. No, comunque, veramente questo disco qua è troppo bello. Poi, tra l'altro, anche nelle parti, quello che mi piace rispetto ad altri dischi Atmospheric Black è che intanto è tutto impregnato da chitarre clean, mega riverberate, che comunque gli danno la roba dell'atmosfera. Però non ha quella componente un po'. Intanto non ha un po' quella componente troppo diabetica che hanno alcuni progetti atmospheric black metal, che troppo melodica, insomma, che non mi fa impazzire. Cioè, loro sono melodici, ma ogni tanto c'è quella dissonanza, rimane tutto molto. In realtà ho scelto il brano forse meno selvaggio, però se sentite la title track, sia la 1 che la 2, che poi sono di fila subito dopo Parte questo 1, brano qua. parte Esatto, sono anche proprio belle selvagge e si mette proprio in risalto anche di che passa è fatto il Blackburn che suona la batteria, che è veramente un batterista pazzesco, molto sottovalutato, ma veramente, non è che dire? cheesy, diciamo, come Esatto, non è parole. cheesy. Non c'è formaggio, non c'è Non c'è formaggio, formaggio, non giustamente. c'è No, formaggio, non sì, c'è Timo anche Tolkki che è fatto di formaggio esatto, non c'è Timo Tolkki, se ne poi tra intende. l'altro i synth secondo me sono davvero, come dire, hanno un ruolo, cioè sono al loro posto, non sono quei synth in faccia alla Mesar Team che comunque fanno un'altra roba, ci mancherebbe, però capito, secondo me nei Chaos Moon c'è proprio questa roba qua molto soffusa dei synth che a volte potrebbero essere delle chitarre in Ibo oppure sono dei pad, insomma, comunque tutto molto ben dosato, secondo me. Bello, Concordo, bello, bello. Sì, concordo. io avevo apprezzato, avevo conosciuto e scoperto Chaos Moon con il disco che era uscito su Voidhanger, su Cos'è? Voidhanger, che era Quello con la copertina. quello con la copertina bianca. Adesso aspetta che Sì, che non scusa. c'è. Devi trovarlo solo su Bandcamp, su YouTube. Era Adesso il Resurrection titolo, Extract. bravo, Resurrection Extract, che comunque ha un paio di brani che sono veramente belli, però Però non è così questo. organico. Esatto, questo qua secondo me è stato un passo avanti notevole. Resurrection Extract era un buon disco, questo qua è veramente veramente bello, Sì, anche sì, sì. a me è piaciuto molto. Ma adesso torniamo invece da Sean, che ci riporta sugli colti, mi verrebbe da dire, ma rimanendo sempre in ambito metal. Perché ce ne andiamo in Norvegia? Eccoli qua, dai Virus, o Virus, insomma, se decidete voi se pronunciarla alla nostra o all'anglofona. E vai, Sean, a te la parola. Beh, i virus, o virus, io li chiamo virus perché mi piace la cosa che comunque deriva, cioè si può usare in qualsiasi lingua. Sono assurdi, cioè anche lì hanno portato un'ondata di aria fresca al genere. Purtroppo non potevano forse per la loro proposta avere il successo che si meritavano, però infatti credo si siano sciolti proprio per questo motivo, perché comunque non era fattibile economicamente per loro continuare, dato che mettevano un po', non ho idea della loro situazione lavorativa, però credo che dedicavano molto della loro vita alla musica. Però in C'è da dire, però, compensazione. scusami, adesso un dettaglio, magari non tutti sanno chi sono i virus. Certo, Sì, anch'io stavo per stavo. dire forse quello che stai per dire tu. Sì, stavo. Ecco, se sono sciolti i virus, Si ma sono si sono riformati. i Bad Bull Zende, Esatto. che Sì. Esatto. Ma sono poi il lui. progetto da cui i virus sono E poi meno scaturiti male. sostanzialmente.
Ma poi lui sta anche, suona anche negli Aura Noir, che credo che siano ancora attivi. Quindi grande figura, Carl Michael Eide si chiama, giusto lui? Sì, sì, grandissimi. E niente, io ho scelto questo brano, che è il primo brano che ho scoperto dei Virus, me lo passò il mio... un mio carissimo amico, mentore musicale, tra l'altro quello che mi passò al tempo gli Sleepy Time quando avevo 15-16 anni. E niente, queste chitarre super non acide, sotto acidi, per come sono suonate, sono veramente assurde. Una cosa, un modo di suonare proprio la chitarra veramente unico, che ha influenzato tantissimi altri gruppi che stanno suonando oggi. Purtroppo loro non hanno avuto, secondo me, il successo che si meritavano. Adesso allora facciamolo ascoltare a tutti, la canzone Road, dal debut dei Virus del 2003, Carhartt, di cui vedete qui la copertina. Cioè io, vabbè, Virus... Personalmente ho sempre preferito il successivo, no, vabbè, comunque, no, non è il successivo, sono due dischi dopo, e The Agent That Shapes the Desert. Che stavo per portare tra i miei. Esatto, che, non lo so, forse perché è un po', segue un po' più una struttura di forma canzone un po' più accessibile, quindi in realtà non è troppo, o non è sempre un aspetto positivo, però non so, forse mi è rimasto più sotto pelle, però in generale è veramente una band fighissima, anche se personalmente sono molto più affezionato ai Vedbu & Sandy, perché vabbè, c'è la matrice più black. Perché era sempre meglio il demo, e quindi... Esatto, esattamente. A noi tutti piace sempre Dozucarest The Pale più di qualsiasi altra cosa. Esatto. Io devo dire, preferisco i Virus ai Vedbu & Sandy, per quanto comunque apprezzo entrambi. E il mio disco preferito in realtà non è questo, Carhartt, ma è il secondo, Black Flux. Però questa canzone in particolare è quella anche un po' più ipnotica, cioè alla fine ha tre parti che si ripetono e si ripetono. E niente, no, e secondo me i Vedbu & Sandy e questi primi Virus hanno influenzato tanto anche i The Dimesgaard, che in quegli anni stavano cambiando e stavano abbandonando un po' il black metal standard, e si sentono tantissimo queste cose nei dischi da 666 International in avanti. Vabbè, sì, poi sì, nei Vedbu & Sandy ci suona comunque gente negli Arturus, quindi insomma alla fine è un po' un circolo, è un po' il circoletto degli studiati del black metal, che certo. Poi tra l'altro, a proposito di Arturus, il bassista di Arturus suonava nei Vedbu & Sandy, non suonava poi nei Virus, però secondo me entrambe le band sono diciamo un modo di utilizzare il basso particolarissimo, che io personalmente adoro follemente. Cioè sì, il basso è veramente quasi una seconda chitarra, ma nel senso ha una proprio vita sua, cioè crea cioè dipinge dei paesaggi, è predominante proprio l'uso del basso, e personalmente, nonostante io sia più un chitarrista per modo di dire, quando suonavo più o meno, però ho sempre adorato il modo di utilizzare il basso David Bowie. Assolutamente, assolutamente d'accordo, ma poi a me soprattutto questo primo disco ha delle sonorità, oltre che un rimando ai Vedbu & Sandy, che è una continuazione, però ha tanto di quel quasi grunge americano anni 90, per qualche motivo, sarà nella produzione, nei suoni, un po' con il chorus, queste cose strane, mi sa proprio di garage anche. Lo spleen proprio. Sì, e di steampunk anche, comunque c'è anche questa caratteristica un po' steampunk con Xtral che canta in maniera estremamente teatrale, che poi questo era un brano strumentale, però... Sì, in generale sì, è super... È vero. Cosa è vero, poi è vero. Di
vista, appunto, nei stessi Arthurs, proprio sempre per restare in Norvegia e nel contesto, cioè nel circoletto dei soliti noti che poi si scambiavano, e Dodheimsgaard rimbalzano da una formazione all'altra, ma poi sempre quelli erano alla fine. Intanto c'è Save, che è uno dei pochissimi rimasti ormai, perché stasera siamo andati lunghissimi, d'altronde ragazzi in quattro era inevitabile per fare un po' di... per riuscire a dare un senso a questo episodio, riuscire a parlare tutti insieme era inevitabile che si andasse lunghi con i tempi. Ma Save, che è ancora qui e ancora ci ascolta, dice: Zral considerava la band Virus come un prosieguo della sua precedente band, i Bad Wings End, causa di una elementi musicali simili con una forma di sperimentazione insolita, sebbene la band avesse un suo suono caratteristico. Ed è vero, e infatti non a caso quello che dicevamo prima, ha scelto di fermare i Virus per poi tornare a casa, se vogliamo, con i Bad Wings End, che sono ad oggi ancora fermi soltanto a Rhythm in Waters, che ha compiuto 26 anni, del 95 al 96, disco pazzesco, sì. Che l'anno scorso credo sia stato ristampato proprio per i 25 anni, chissà che cosa sta combinando adesso, magari... Ha fatto dei concerti, ha suonato dei concerti. Sì. Io li ho visti dal 2019 proprio, se non sbaglio, li ho visti al Brutal Assault, per cui vediamo. Come sono stati dal vivo? Interessanti, poi in un contesto festival grosso, per quanto non fossero sul palco principale, fossero sul palco medio, diciamo, secondo me perdevano un pochino, perché non è il loro quello di stare in mezzo a un ambiente così ampio. Però è stato bello vedere Bad Wings End dal vivo, ecco. Ma più che altro, secondo me, Carl Michael Eide è una figura molto interessante. Cioè, musicista della Madonna, ma poi tra l'altro è riuscito a fare robe fighe true, robe fighe da musicista aperto, perché uno dei miei esclusi, cioè Hades Rise degli Aura Noir, è veramente un disco true. Cioè, Black Trash... interpretato in una maniera veramente unica, e questo secondo me veramente gli fa mega onore, perché con i Virus e Bad Wings End ha sperimentato, soprattutto, cioè, i Virus piacciono anche a me tantissimo, ma quando lo ha fatto con Written in Waters, cos'era, il 95? Sì. Non era tutt'altro che scontato, quindi veramente grande personalità, grande musicista che stimo e apprezzo tantissimo. Ma che poi, suonava, scusa Andre, cioè lui, per esempio su 666 International dei Dodheimsgaard, che è disco fondamentale, suonava la batteria. Cioè, nel senso, è uno che, cioè, a suo agio con qualsiasi strumento, e dovunque ha suonato ha lasciato comunque qualcosa di unico. Cioè, lui è caduto dal quarto piano. Bravo, non è più a suo agio con la batteria, perché non può più suonare in sedia a rotelle. Sì. E anche dal vivo è abbastanza particolare questa cosa, perché io ero un po' indietro quando si è presentato e lui non si vedeva, perché ovviamente era molto più basso rispetto a tutti gli altri membri del gruppo. Però già il fatto che un po' alla Jeff Becerra non abbia perso la voglia di fare queste cose, anzi abbia continuato a scrivere musica di questo tipo, sicuramente gli fa grande onore e grande curiosità per sapere che cosa farà dopo. E speriamo che, appunto, anche con i Bad Wings End prosegua, cioè non si limitino a qualche concerto ogni tanto, esatto, ma a tirar fuori qualcosa di interessante. Ma non li conosco, ma dubito, penso che stiano lavorando a qualcosa di nuovo. Dalle rumor che ho sentito io, almeno. Ok, speriamo. Non vediamo le rumor che hai sentito tu di un prossimo disco sotto Season of Mist? Non posso dire nulla. Estremo. Okay. Non, quindi, spoiler, ragazzi, estremo. Prendete nota molto molto bene. Arriviamo all'ultima cosa di stasera, dai, che così poi lasceremo anche andare a letto i nostri affezionatissimi. E Gabri, che cosa ci hai portato come ultimo titolo? C'entra, in verità questo c'entra tantissimo con i Virus e con i Bad Wings End, perché il suddetto è sicuramente influenzato il chitarrista di questo gruppo ormai defunto, è sicuramente influenzato da entrambi, sia Virus che Bad Wings End. E poi quando lavorava
al questo che è il debut dei Castevet, Monzo Vash, era molto preso bene con i Death Spell Omega di Kenos e di... non so se Paracletus, perché è del 2011, Monzo Vash è del 2010, non me lo ricordo. Comunque sì, i Death Spell Omega post si Momentum Requires comunque. 2010. E... come? 2010. Quindi, oddio, ma c'ho un vuoto. Paracletus invece è del 2009? Paracletus non è 2011? 2000, forse 2010. 2010-2011. Sono okay. Abbastanza... quindi sono lì. Metal Archives conferma 2010. Adesso. Ok. No, comunque... allora, cioè, lo so che può sembrare strano, ma questo brano in particolare è uno dei brani... più importanti che potrei nominare per me. È una cosa, mi rendo conto che ci siano dei lati oggettivi che secondo me la qualità di questo album è il successivo ancora migliore, però appunto ci sono dei lati anche soggettivi, e questo brano qua in particolare, non abbiamo più tempo perché è tardi, ma ha innescato poi successivamente una mia proprio relazione epistolare con il chitarrista di Castevet, che tuttora sento dopo 10 anni, e ora fa musica elettronica, si è allontanato un po' dalle scene metal. E cosa volevo dire? Sì, questo brano qua ha innescato tutta una serie di reazioni a catena che poi hanno fatto sì che io iniziassi a suonare da solo, e non facciamo in tempo, poi non vorrei annoiarvi, quindi... No, non annoi, però... No, non facciamo in tempo, comunque. Però non facciamo in tempo. Però, cioè, è bello sapere, insomma, che ha avuto un impatto così grande su di te, insomma. Ok. Allora, ascoltiamoci i Castevet, il brano è Wreathed in Smoke. Beh, davvero davvero particolare, perché ha quell'elemento dissonante appunto alla Death Spell Omega, però ha anche queste trombe soffuse che creano questa atmosfera particolare, non troppo asfissiante. Molto più malinconico, sì. Di Death Spell Omega, sicuramente, capito. Come approccio. Sì. Beh, poi i Death Spell Omega hanno anche loro i momenti malinconici in Paracletus, per esempio, sì. Dirt, come si pronuncia? Sean, correggimi se... Dirt, esatto. E anche Apocatastasis, Pantone. Leggo sonorità emo nella chat di Twitch. Addirittura. Mi sembra un po' eccessivo. Tra l'altro esistono gli omonimi Castevet, che poi si sono rinominati Kstvet senza vocali, che facevano... un indie e emoeggiante alla un po' American Football, credo, giù di lì. Li ho sentiti una volta per caso. Perché pensavi di ascoltare i Castevet questi? Esatto. No, comunque, no, storia strana quella di questo brano qua, nel senso che io poi avevo, ai tempi avevo una paginetta dove... ai tempi si chiamava Soundpage, credo, su Facebook, c'era una specie di MySpace dove tu potevi pubblicare dei brani, poi quella funzione l'hanno tolta con gli anni, e io avevo un progetto mio pre tutti quelli che ho citato prima, parliamo del 2010, credo, insomma, intorno a quel periodo là, e tra i pezzi che pubblicavo c'era anche la cover di questo pezzo qua, e infatti il chitarrista di Castevet, che poi... voglio dire, sì, questo debut l'ha fatto Pro Full Or, ma comunque tra i gruppi Pro Full Or sono rimasti abbastanza nel sottobosco, diciamo. Non sono mai stati a livello di notorietà uno dei gruppi di punta di Pro Full Or. E poi Pro Full Or nel 2010 comunque, quindi non aveva certo il posizionamento, se vogliamo, che ha oggi. Vero, però credo che avesse già fatto i Portal e anche gli Agalloch. Gli Agalloch secondo me erano ancora sotto di End, no. Sai? Dici di no. Secondo me gli Agalloch erano sotto di End. Vabbè, sono comunque... vorrei dire scienze, ma... sì, può essere anche che quello che dici tu c'entri. Comunque, non lo so. E poi il chitarrista mi aggiunse su Facebook sentendo questa cover lì, e abbiamo iniziato a parlare, a scriverci così.
e insomma tanto per motivi anche, insomma, mi ha anche un po' aiutato a tirarmi dentro e mi ha incoraggiato anche negli anni a fare le cose che poi ho fatto, e insomma innescando tutta una serie di cose che a catena mi hanno poi permesso di riuscire a iniziare a registrare dischi da solo, eccetera eccetera. Comunque il primo tassello del domino, diciamo. Sì, è il primo tassello del domino, proprio questo brano qua, in verità, cioè il trigger di tutto. E sai cosa ci sento, Gabri? Un po' di, da questo brano in particolare, che a me è piaciuto un botto di ascoltarlo, ci sento qualcosa appunto di tuo, soprattutto di cose più melodiche, tipo Summit. Assolutamente, guarda, ecco, non so quanto occulta sia la mia influenza dei Castlet, specie anche Obsidian, che vedevo dire, è uno dei miei dischi preferiti, cioè proprio quello che mi porterei tipo nell'isola, non so, quello che è venuto dopo a Monzovash, che è del 2013, che poi loro si sono sciolti. In Obsidian è nella formazione subentrato è Nicholas McMaster dei Kralis, con cui io ho fatto anche un disco, la fortuna e l'onore di cui parlava prima Sean riferendosi a Luke Lemay, l'ho avuto a mio modo anche nella collaborazione mia con Nicholas, che è suonato il basso in Obsidian. Che un quando disco... comincerai a suonare dal vivo e andare in tour, poi mai potrai coronare ancora altri sogni. No, comunque, nel senso, chi non lo conoscesse consiglio veramente di recuperare Obsidian. E non so quanto occulte siano le influenze di entrambi i dischi dei Castlet, siano nella mia roba, ma in tutti, anche in Cosmic, che potrebbe sembrare meno scontato, c'è il loro zampino, cioè una loro influenza trasversale in tutti i miei progetti. Quindi gruppo seminale per me, proprio per la mia formazione, e spero anche per voi, nel senso, vi invito ad annoverarli tra i vostri dischi seminali, cioè specie Obsidian. Monzovash mi sa che non l'ho ascoltato io. Monzovash è meno maturo di Obsidian, ma questo brano qua che boh, cioè quella questi non sono tutti così brani, no, cioè, no. Immagino di no, questo è strumentale, poi sì, Obsidian è migliore, cioè è più maturo, più evoluto, però questo brano qua è proprio una scrittura, poi anche l'arrangiamento di Ottoni, che poi riprende, cioè lo riusa in Obsidian nella Closer. Comunque anche lui una formazione in parte accademica, non ho mai ben capito in che cosa, ma è una formazione parzialmente accademica, e quindi aveva accesso anche a degli strumentisti che poi gli hanno... Infatti non mi sembrava synth, cioè sembravano proprio... No, sono veri, sono veri. No, infatti, okay, me lo confermo. Sono registrati, sì. Erano legit, non stava citando. No, perché poi, cioè, solitamente il problema di usare suoni del genere è che se usi quelli fake da tastierina è uno schifo, veramente sono posticci. Sì. Questi invece erano proprio perfetti e appunto immaginavo fossero veri. E questa cosa lo conferma. Credo che per e poi chiudo, scusatemi, questa cosa qua degli arrangiamenti con gli Ottoni. Lui si sia ispirato a un gruppo che non conosce, cioè proprio non si è mai cagato nessuno, e un altro personaggio che ha un bel po' di gruppi che non si è cagato quasi nessuno. Parlo degli Island, scritto Island, l'omonimo, cioè appunto Island Self Title del 2006, ha un po' questo tipo di arpeggi e alcuni arrangiamenti con gli Ottoni, e come se fosse la metà strada tra questo e Crack the Sky dei Mastodon, per dirlo a chi non li è, magari non li ha presente, cioè penso nessuno, perché sono un devo gruppo recuperarli, che... devo recuperarli. Sì, no, ha degli spunti interessanti, magari il songwriting è meno focalizzato di entrambi i dischi di Castlet, ma quel disco lì ha degli spunti veramente Qual è il disco? Scusami. Non so se, non mi ricordo se Island o Islands,
comunque lo aspetta, e sono anche difficili da trovare, perché uno trova isole effettivamente, delle foto, c'è un Islands che però dicono che come genere art rock, indie rock, si chiamano, non sono quelli, sono il tipo si chiama Christian Kolf, credo, il chitarrista. Li linko nella... È complicato andare a cercare. Cioè, è difficile, perché tra l'altro, aspetta, forse recupero l'etichetta e vi dico. Perché io avevo presente un gruppo, gli Islands, però mi sembra che fossero gente indie, se lui è... quelli di cui parlava Sean. Sì, lui è... cazzo, è veramente introvabile, porca troia. Lui è anche suona negli Owl, scritto Owl, con la W, e nei Valborg, che magari... I Valborg sono sotto Prophecy. Non vorrei di Valborg li ho ascoltati un casino io. È sempre lui, è lui. Ah, okay. Quindi provate a vedere Valborg, magari Metallum ci può... ecco, c'è Simone che ci sta dicendo che gli Island... Ma quelli tedeschi, quindi? Sono quelli tedeschi, bravissimo. Bravissimo. Woburnhaus anche... Ecco, l'ho trovati, li ho trovati su Metal Archives. Sì, li ha linkati gioco al computer in chat, grazie Simo. Sono un premio. Island, senza la S, Island. Consiglio Jukai e Origin come tracce, però vabbè. Sì, è presente. Erano su Vendrus, sì. Bravissimo. Sì, mi ricordo. Grandi Vendrus spunti. Era... Vai, gran belli spunti, gruppo che non si è cagato nessuno, ma anche in generale lui, Christian Kolf, è un ottimo musicista che magari certe volte perde un po' di focus nei suoi gruppi, ma in tutti i gruppi si possono trovare degli spunti interessanti, quindi un musicista che fa musica abbastanza originale ovunque. Molto dietro ho anche un suo disco, perché ho il disco degli Owl. Bravo, esatto. Bravo. Sì, che sì, sono sì, il sì. suo gruppo death metal. Peccato che l'ultimo, ho sentito l'EP, l'ultimo Crystal Delirium, sto guardando in Metallum, che ha una produzione che veramente secondo me non funziona per quella roba lì, quasi gent, quasi moderna. No, non so, okay, quello non l'ho ascoltato, no. Sono fermo a You Are the Moon and the Night. Che forse era quasi più Portal, no, addirittura no, questo è già il secondo, il primo EP è quasi un po' Portal come suono. Sì. Ragazzi, qua intanto io vedo che giustamente ci sono i numeri degli ascoltatori che calano, perché abbiamo tirato una certa... 2 ore e 40, ragazzi. Madonna, 2 ore e 48 di live, ci siamo veramente detti... Pensavo peggio. Siete stati bravissimi, ragazzi. Per quanto mi riguarda, io sono contentissimo di questo episodio, perché abbiamo avuto occasione di parlare di tante cose, di ascoltare tante cose diverse. Poi certo... è stato l'episodio un po' diverso, se vogliamo. Certo. Intendevo dire, ce l'ho messa tutta a essere sintetico. Però. Sì, no, ma infatti... Non sempre ho avuto successo in questa... Ecco, Save ne vuole ancora, noi purtroppo, per fortuna, questa sera ci fermiamo. Sì, esatto, io ho qui un pigiama da riprendere, come Simo ha giustamente notato. Guarda, posso solo dire un'ultima roba, scusatemi, e poi certo. Anna. Un gruppo che secondo me entrambi avremmo messo sono i Tantifax. Esatto, ne abbiamo parlato l'altro giorno. Volevo dirlo anch'io adesso. Vedi. Bravo. Fondamentali, gran gruppo, veramente ma, gran gruppo. Ma anche perché io devo ringraziare Gabriele, perché io quando è uscito il primo disco di Tantifax non l'avevo proprio cagato, avevo sentito un brano ma non mi ero mai informato, poi soprattutto con l'EP che è uscito dopo, che mi hai fatto sentire, cioè, è incredibile quell'EP. Anche Sacred White Noise, sì, veramente non... un punto d'incontro tra black metal, Wagner e i Mavishnu Orchestra, se qualcuno li ha presente. La perfezione. A trovare... Come? La perfezione, spero che facciano un altro disco o qualcosa. Lo faranno. Sì, esce l'anno prossimo per darti sempre. Dai. Ragazzi, io intanto scusate, ma ho letto il commento di Save e Flexo con un CD dalla mia collezione, che è proprio il primo EP degli Owl, di cui giustamente Gabriele ha detto non li conosce nessuno, non si linkula nessuno. Io avevo trovato un cestone delle offerte a 5 euro, avevo recuperato anche il disco degli Owl. Ragazzi, io davvero non so come ringraziarvi per essere venuti qui e per aver prestato 3 ore del vostro tempo a questa causa persa delle nostre dirette su Twitch. Spero vi siate divertiti almeno quanto mi sono divertito io,
Grazie a voi per l'invito. Grazie tantissimo, è stato molto divertente. Davvero, sì. Facciamo finta di non aver sentito le indiscrezioni che ci ha raccontato Sean, chiaramente. E, ricordatevi che Gabriele Gramaglia per allenarsi sono agli Stratovarius. Non è vero. Io potrei flexare, se volete, ho un disco dei Symphony X firmato da tutti i componenti. Grande. Attenzione. Ragazzi, davvero, grazie mille. Noi ci sentiamo la prossima settimana con una puntata invece più normale, quindi vi faremo ascoltare un po' di novità arrivate ultimamente in negozio, quindi dischi nuovi. E per qualsiasi dubbio o per qualsiasi commento fatevi sentire, scriveteci su Facebook, scriveteci qui su Twitch, scriveteci un po' dove pare. Vicilio, a te per i saluti, ragazzi, grazie ancora per essere venuti. Grazie a voi. Grazie. Davvero è stato, cioè mi unisco a quanto hai detto, è stato davvero un piacere. Veramente sì, ok, è stata bella lunghetta, però secondo me è andata anche bella fluida, perché comunque si sono dette tante cose super interessanti, anche aneddoti personali che insomma non guasto mai, soprattutto perché poi io e te magari siamo un po' i nerdoni della musica, ma un conto è quando ne parlano due nerd, un conto è quando due musicisti veri con la M maiuscola raccontano un po' il loro processo di formazione o due persone che sanno quello che stanno facendo. Esatto, quindi più o meno in realtà. Esatto. Non sappiamo realmente quel cazzo che facciamo. Non lo so, poi io parlo per me stesso. Sì, mi accodo. No, dai. Non, siete entrambi troppo humble per ammetterlo, però vabbè, lasciatelo dire a noi che insomma siete dei bravi. Poi possiamo permetterci di dirvi che siete bravi, ecco. Basta così. Esatto. E va bene, niente. Di nuovo, grazie ragazzi, a tutti. Grazie ancora e buonanotte a tutti. Dai. Buonanotte. Alla prossima. Ciao.